altre frequenze, non l'avete sentita, però dei cani fuori probabilmente l'hanno sentita perché era altissima. Una buona serata a tutti. Allora, ci siamo, i giochi sono fatti, abbiamo dei vincitori, quindi tra di voi ci sono seduti alcuni dei vincitori di questi Macchia Nera Internet Awards, una location nuova per questa serata, una bellissima location, siamo qui nel centro di Milano, location suggestiva e quindi premi suggestivi. I voti sono stati fatti praticamente tutti, fino a mezzanotte della scorsa notte si è votato. Voi avete votato tutti? Io lo chiedo, anche l'anno scorso chi è? Sì? No? Veramente? Qualcuno che ha votato se stesso? Dai, che ha il coraggio, oh vedi, qualche timido, non siete timidi perché è un classico, tutti votano se stessi, lo fanno perché ci sono stati tantissimi numeri, li avete visti. Io tra l'altro mi presento, sono Gianluca Gazzoli, per me sarà un piacere accompagnarvi durante questa serata, con alcuni ci conosciamo perché faccio delle cose su internet, perché dico delle cose alla radio, ma soprattutto perché ero su questo palco, non qua, ma allo Yulm di Milano, nell'edizione dello scorso anno. Vi assicuro che ci sono delle sorprese, ci sono dei cambiamenti, ci sono delle cose che sono cambiate rispetto all'anno scorso, però è sempre... con gli amici, ti dicono, ma tu cosa fai nella vita? Gestisco una pagina Facebook. Sì, ma nella vita cosa fai? No, faccio la pagina Facebook. No, ma nella vita... E poi vai avanti così per mezz'ora. Invece qua più o meno ci capiamo praticamente tutti. Allora, una buona serata ancora, questo l'ho già detto. La cosa che non ho detto ancora è che non sarò da solo. L'avete vista qui su questo LEDWALL, in questo appunto bel teatro. Sarò accompagnato da una bellissima presenza femminile, ma non solo, perché anche lei ovviamente è amica del mondo dell'internet. Ha iniziato con internet, ha iniziato con YouTube, ha caricato i suoi video, le sue canzoni, la sua musica, perché è cantautrice. Poi, come succede spesso, no? Il mondo, soprattutto su internet, è più veloce, si evolve, è andata avanti, è approdata e ha continuato su Instagram, molto seguita, e poi ha anche scritto e pubblicato recentemente un libro, il suo primissimo romanzo. Vi chiedo di accogliere con un grande applauso Sistiana! Come se non ci fossimo mai visti. E vabbè, fascino. Ma eravamo lì fino a due minuti fa. Me l'ero preparata. Allora, Sistiana, io ho detto 100 cose che fai, dicene una che invece non sai fare. Camminare sui tacchi. Ecco, quindi perfetto. Ragazzi, adesso ve l'ho detto, mi guferete tutti, in caso io vi avevo avvisato. Tanto esatto. Abbiamo questo baldo giovane che mi può... Che non cammina sui tacchi, neanche io ho questa capacità. Però guardate cosa ho dovuto fare per arrivare alla sua altezza, altrimenti sarebbe stato un disastro. Vabbè, però va bene così. Ce li abbiamo... no, stavo dicendo, ce li abbiamo tutti i tacchi, no? Ce li hai solo mi riguardi in maniera... Vuoi provarle? No, per ora niente. Anzi, direi che possiamo iniziare con gli applausi, così, giusto per scaldarci. Tanto mangiare avete mangiato. Scaldiamo le mani. Abbiamo visto, perché noi dall'alto vi stavamo spiando. Vogliamo che sia una serata piacevole, ci sono i premi, quindi bisognerà andare anche un po' veloci, ma speriamo soprattutto di divertirci insieme. E per divertirci, ma soprattutto il motivo per cui ogni anno ci riuniamo tutti qua sotto, a chi lo dobbiamo? Lo dobbiamo a una persona. A una persona che quest'anno... Come può una sola persona tirar su tutto questo? Davvero, non lo sappiamo neanche noi. Chiediamo? Lo vuoi annunciare? Ha un nome bellissimo, eh? vabbè, però sei di parte. Gianluca Neri! Ciao a tutti, grazie a voi soprattutto, grazie a Gianluca e grazie a Sistiana che hanno accettato te, di presentare questi pre... Che bello, io ho i brividi ogni volta a vedere la sala piena, sì, e c'era anche lo spettacolo di Panariello stasera. Pensa. Bene, metà hanno già abbandonato. Possiamo non parlare in toscano perché tanto tutta la percentuale è di là. Va esatto, bene. Io sono qui, in realtà mi sono ritagliato questo scomodo e inutile ruolo tipo Vittorio Salvetti, non so se ve lo ricordate, quello che al Festival Bar lui doveva comunque, essendo l'organizzatore, entrare e presentare anche se c'era Dio, lui arrivava e dava la sua benedizione. Quindi lascerò il palco a loro due, volevo solo dirvi quali sono stati i numeri di questa edizione. Ci sono stati 132.319 votanti e più di 2.619.759 singoli voti, che è sempre un numero che ci stupisce. Ogni volta tenere il conto è un problema. Io vi auguro di divertirvi e lascio il palco a Gianluca e Sistiana. Ciao! Grazie Gianluca.
Grazie mille appunto Gianluca Neri, quindi i voti sono stati tantissimi, la voglia quindi di sapere chi sono i vincitori e chi ha vinto è scarsa. E quindi scarsa. Ha già deciso che basta, mi lascia qui da solo. No, abbiamo fatto i fighi sulla scaletta fino adesso, abbiamo bisogno di un supporto, perché in realtà fino a poche ore fa possiamo dirlo che non dovevamo condurre noi, ma sì, la Ferragni e Fedez hanno fatto dei selfie fuori. Si sono fermati a fare dei selfie e non hanno potuto... Quella è la mia, come puoi notare va dalla bene, scritta. Bene, mi raccomando, ci tengo molto. Okay. Cominciamo con un premio veloce, importante, molto però importante. Molto importante. Miglior brand online. Vediamo già le nomination lì in alto. Chi abbiamo? Dei brand importanti. Molto importanti. Nomi, guarda come senti il rumore, subito escono i primi nomi. Ma non ci posso credere che ma c'è no, davvero. Ma veramente, c'è quell'altro. C'è un vincitore, come sempre, a tre l'onore di dare il via ai vincitori di questa Diamo bellissima serata. Diamo subito il vincitore, così vi facciamo illudere che le altre categorie saranno altrettanto senza suspense, ma non è vero. Vince Amazon! Vincere il premio Franco Cristaniello, il manager di Amazon Italia, salirà sul palco in meno di un'ora, perché loro hanno proprio questa... ce la fanno, di quelle Amazon Prime. È salito Prime. Ciao. Grazie mille, complimenti. Adesso arriva anche il premio, meritatissimo direi a questo punto. Mettiamoci qui per fare la foto di rito, che siamo tutti, ne faremo tanti. Questa è solo la prima. Di una lunga di una lunghissima serie. Eccola lì, fatta, applauso alla foto, un applauso al fotografo, è solo l'inizio. Grazie mille, vuoi dire qualcosa? Vuoi ringraziare qualcuno? No, grazie a Macchia Nera, grazie a tutti quelli che ci hanno votato e principalmente grazie ai nostri clienti, perché è grazie al loro feedback che noi siamo stati riconosciuti e abbiamo avuto questo premio, perché per noi fondamentale poi è quello, il feedback che ci lasciate sul sito continuamente, per quello continuiamo a innovare. Per esempio proprio questa settimana abbiamo lanciato Amazon Music Unlimited, c'è Prime Now, quindi se ordinate adesso entro un'ora vi arriva anche la cena. Quindi allora magari adesso un attimo. Mi è arrivata giusto una mail. Quindi veramente grazie a tutti ancora una volta e per noi è la quarta volta, speriamo di averne altre. Complimenti. Grazie. Grazie mille di nuovo a Francesco Spicciariello di Amazon Italia. Andiamo avanti con le premiazioni. Questa è molto importante. Roba molto seria. Sì, danno da lavorare anche a noi, quindi stai attenta a quello che dici. A proposito dei famosi influencer. Miglior web agency. Abbiamo le nomination che elencheremo. Allora abbiamo Alchemy, Doing, Garden Media, HArt, Accadrà, Hub09, We Are Social, Weber, Shandwick, Yaki e Yami11. 2003, anche qua abbiamo ovviamente un solo vincitore. Un solo vincitore che è We Are Social. Ritirano il premio Sandro Amati, Michele. Complimenti. Il nostro premio, no? Il premio dalle nostre ragazze. Allora, vediamo se abbiamo un microfono anche qui. Ragazzi, complimenti ancora Ciao, per questa vittoria. Avete dei fan quindi che votano? Invece voi siete un'agenzia ma avete dei fan che votano. Pare, sì. Siamo molto contenti. O tanti amici. Ovviamente siamo in tre ma è frutto di lavoro di tutte le persone che lavorano con noi. Siamo quasi 150. Cerchiamo di fare le cose bene e sembra che funzioni. Siamo molto contenti. Chi lo tiene adesso il premio? Se siete 150 sarà una bella... We Are Social, lo tengo. Certo, lo tutti. Ce lo passiamo siamo social. Se non siete social, possiamo un applauso ancora. Facciamo una bella foto. Grazie. Vuoi magari aprire il premio? Scusami, sono un po' una precisina, ecco, bene, è più bello così. Foto di rito. Qua dobbiamo trovare qualcosa da dire durante la foto. Ancora Ciao. Complimenti. Prego. Ciao, grazie. Andiamo avanti, quindi questa era la miglior web agency We Are Social, ci spostiamo a un'altra bellissima categoria, piace a tanti, lo dimostrano i numeri come sempre in questo caso, è quella del miglior disegnatore vignettista. Allora, anche qua nomination direi molto importanti. Di alto livello. Alessandro Mereu, Boban Pesov, Daniele Quello, Leo Ortolani, Maccox, Natangelo, Roberto Grassili, Stefano Tartarotti, Vauro e Zero Calcare. Chi avrà vinto? Vogliamo fare a volte dei sondaggi, tipo, sì, ma ci sono delle categorie che destano un po' più, sulle agenzie sentivo meno rumore. Su queste, chi ha vinto? Sisti, dillo tu.
vince Zero Calcare, che non può essere qui troppo con noi, ma ci ha mandato un ringraziamento disegnato. Libro, cioè, non voglio mettere, sì, ansia a nessuno, no, ma no. Ah, vabbè, ma qui adesso, beh, questa forse è la categoria non più interessante della serata, che però a noi dà più da fare e che intrattiene, secondo me. È una delle più belle. Quando rileggi la scaletta è l'unico momento in cui ridi, comunque. Sì, cioè, perché infatti, effettivamente... anzi, abbiamo avuto anche difficoltà a decidere come dividerci le parti. No, la voglio leggere io, no, falla leggere a me. È vero, è vero, è vero. Migliore battuta, ce ne sono un po'. Alcune anche inaspettate. Sì, eh? Decisamente. Parto io, allora. Avevo un nonno così antifascista che il suo pappagallo l'aveva chiamato Piazzale. Questa arriva dopo, però è bellissima. Luca Bottura. È morta Laura Biagiotti, eviterei il suo nuovo profumo, per Spinoza, at a underscore maze 7. Lo citiamo perché, no, perché se no qua i credits, poi è un casino. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono in crisi, dovrebbero provare ad ascoltarsi. Sì, vabbè, di Spinoza, sempre. La velocità della luce non si stabilisce a maggioranza per alzata di mano. Piero Angela. Questa era l'inaspettata. La rallovazione. È forte questo battutista qui, Piero Angela. Comunque, ci sta dentro. La Poelca non osserva attentamente la partita, come sempre, prima di assaggiarla. Parla di calcio, ovviamente, il calcio, la Juve, eccetera. Napoli ha infarto mentre gioca a tennis. Al pronto soccorso scopre che il medico di turno era lui. Ottico vende, sempre di Lercio, Ottico vende montature senza lenti spacciandole per occhiali omeopatici. Funziona. Rapinatori entrano in banca indossando le maschere dei leader del PD e si uccidono a vicenda. Sempre Lercio. Questa sempre di Lercio, una news. Troppi metalli nei vaccini, bambino arrugginisce dopo il bagnetto. Wind 3, a Palermo, lavoratori in piazza, ma nemmeno lì prende. Ecco. Laura Virgini per Cotion. Questa era una delle migliori categorie, la migliore battuta, ma anche qua abbiamo un vincitore assoluto. Un po' forse si previsto. Poteva intuire. Chi ha vinto, Sisti? Piero Angela, che non è qui, come potrete notare, ma... Ci teneva tantissimo, talmente tanto che dovrebbe essere al telefono con noi. Come le vecchie trasmissioni, noi abbiamo il collegamento telefonico dalla regione. Siamo? Pronto? Eccoci! Buonasera! Piero Angela! Che meraviglia, grazie, pelle d'oca, che meraviglia. Pelle d'oca, davvero una categoria inaspettata per Piero Angela, la miglior battuta, se l'aspettava? Beh, guardi, intanto quella battuta lì è una cosa che avevo sentito anni fa, è un po' riciclata, perché effettivamente la scienza non è democratica, e allora la miglior cosa era proprio di dire quello che avete citato voi, che la velocità della luce non si decide a maggioranza per alzata di mano, e credo che questo spieghi bene tutto quello che la pseudoscienza è e che noi abbiamo combattuto tanto a lungo. Direi che ci sta un altro applauso. Grazie. Al Teatro Manzoni a Piero Angela. E allora però per dire una cosa, che questo premio che mi date questa sera, queste applausi mi fanno piacere, perché il vostro è un pubblico molto giovane, particolarmente giovane, che premia un quasi novantenne, e quindi questo è che però se li porta benissimo. Vabbè, io sono sempre molto giovane. Beh, corro sempre i 100 metri, perché in televisione bisogna sempre confrontarsi, e non vado male anche sui 100 metri con i giovani. Quindi potremmo fare un altro premio per i 100 metri. Direi che tra l'altro
questo modo di vedermi, di premiarmi, mostra anche una cosa, che la scienza, malgrado tutto, interessa, e che la curiosità intellettuale, la voglia di conoscere, di capire, esiste sempre viva tra i giovani, malgrado tutto quello che si fa per portarvi da altre parti. Ecco, e quindi ecco. Questo mostra anche che il nostro lavoro, di noi tutti, dell'equipe, insomma, non è stato inutile. Assolutamente no. Grazie mille. Grazie per il suo intervento, per essere stato con noi in questa serata. Le faremo avere il premio alla carriera, mi suggeriscono dalla regia anche. Una carriera che continua, tocchiamo ferro, glielo porteremo, ci organizziamo per portarle il premio. Grazie. Va bene? Grazie. Allora, buonasera a voi. Grazie mille, grazie. Arrivederci. Ed era Piero Angela. Sono i vostri pensieri, ma anche voi nei nostri. Okay. Buona serata. Grazie. Fantastico Piero Angela. Però c'è da dire una cosa. Sì. Lui, se non erro, ha detto che questa battuta è stata riciclata. È stata riciclata per sua ammissione, quindi super sportività, però questa cosa era già successa negli scorsi anni e... Il premio è Piero Angela, tra l'altro, questa è la cosa incredibile. Allora, ragazzi, chi consegna il premio qui? Cioè noi lo consegniamo, chi lo riceve? Ok. Vogliamo una maglietta, comunque. Io, dopo averla vista adesso, voglio la maglietta. Sì, noi siamo venuti in pochi. Bellissima. Perché non pensavamo di vincere. Però io cedo la parola all'autore materiale della battuta, che è Andrea Michelò. Sei un eroe, grazie. Allora, sei di Bolzano, immagino, dato la battuta. Era quella su Napoli, giusto per... No, era quella? Quella sui vaccini. Quelli sui vaccini, ok. Che vabbè, diciamo che comunque... Allora, doveva venire anche il bambino protagonista della battuta a ritirarla, ma ha avuto dei problemi all'aeroporto, non passava dal metal detector. Quindi, troppi metalli nei vaccini. Va bene, grazie a tutti. Grazie. Soprattutto a Piero Angela. Beh, chiaro. Grazie. Complimenti ragazzi, prego. Foto fatta. La foto l'avete fatta, cioè ci siamo stati tutti dentro, veramente. Abbiamo già chi è il mio sito di viaggio. No, è vero, hanno visto. Adesso so perché non sono potuti venire mia nonna, mia zia, perché avete occupato tutto il teatro, potevate anche dire. Scrivetelo su lercio.it, tanto adesso vi hanno, no, ve l'hanno liberata la maglia, riparliamone dopo, quindi c'è qualcuno che ha sentito che voglio la t-shirt. No, ti arriverà. Mi arriverà a casa in un simpatico pacchetto, poi vi taggo chiaramente. Comunque, appunto, sì, ci hanno già svelato che la prossima categoria è miglior sito di viaggi. Tu di viaggi te ne intendi? Un pochino, è un tema al quale sono molto, molto, molto affezionato. Abbiamo già la lista di tutti i candidati. Puoi leggerli tu? Abbiamo un vincitore qua, abbiamo direttamente il vincitore. Va bene. Il vincitore è... Turisti per caso! Non c'è nessuno, qualcuno, in sala? Sappiamo. No, perché Lercio aveva occupato tutto, ma ok, glielo faremo recapitare il non premio. Ci hanno creduto, non ci non hanno creduto voluto abbastanza. Credere abbastanza nel loro potenziale. Restiamo però sul tema viaggi. Il tema viaggi, in questo caso miglior travel blogger insieme a un partner speciale che è Europa Assistance, che si occupa ovviamente anche di quello, anzi volevo ringraziare Europa Assistance perché mi ha salvato la vita un paio di volte. Chiamiamo sul palco a consegnare il premio Cristina Triola, Digital Strategy Manager Europa Assistance Italia. Applausi.
piacere, grazie davvero. In Nepal mi avete salvato la vita. Non si mangiava benissimo in Nepal. Comunque. Vogliamo dire però chi ha vinto a questo punto. Adesso lo diciamo, Dire. Tra l'altro qua c'è tutta una cricca tra il blog. Se non sbaglio si sono messi tutti da questa parte. Vince. Il vincitore è... Human Safari! Nicolò Ballini, Human Safari! Un ragazzo che sa fare i video discretamente, dobbiamo dirlo, complimenti, bravo, molto bravo, milioni di visualizzazioni, viaggi, un sacco di cose, complimenti Nick, complimenti, tutto bene, complimenti. Tutto bene. Grazie. Tu come stai, tutto bene? Un po' agitato. Prego, prego, sono un po' agitato. Ma puoi tenerlo anche tu, non ti preoccupa, no, non vuoi, così, è ribelle. Com'è, vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno? No. No, ma Europass sta a ringraziare. Ah, sì, sì, sì. No, cioè, ti è andato il premio, grazie Europass. Bella camicia. Vero? Puoi dirci esattamente le razze? Posso, posso scendere, raga? Una come? Anche lui viaggia sempre con Europass Distanza. Beh, chiaro, vero. Da oggi in poi tu sarai proprio il nostro... Ah, c'è una dichiarazione così. Una dichiarazione di intenti. Vabbè, abbiamo dei progetti, però non posso proprio dirli pubblicamente. Ah, okay. Diciamo che lo apprezziamo molto come travel blog, ma soprattutto come YouTuber. YouTuber si dice? Sì. Ti seguiamo, siamo molto, soprattutto siamo molto invidiosi perché mentre noi assistiamo le persone in viaggio, lui viaggia. Noi li assistiamo da Milano, no, in tutto il mondo, ma lui veramente viaggia e ce lo racconta quasi ogni giorno, non so come mai sei a Milano oggi, ma tendenzialmente è sempre via, quindi... È vero, è vero. Dove eri ieri, tipo? Ieri siamo andati a esplorare un museo. Ad Amsterdam, a Brescia. A Brescia. Sì. Hai prossimi viaggi in mente, Nick? Sì, devo andare via mercoledì in Sri Lanka. Bene, ah, vabbè, chiaro. C'è chi andrà in ufficio e chi andrà in Sri Lanka, ma sono cose che ci stanno. Grazie mille, Human Safari. Complimenti. Puoi andare, puoi andare. Sei libero. Grazie mille. Grazie di nuovo a Cristina Triola di Europe Assistance. Grazie anche per questo scoop. Lui non so se lo sapeva, comunque, euforia lo stesso, euforia. Andiamo alla prossima. L'ho visto un po' provato. Vabbè, però quindi è molto bravo con i video. Quindi l'abbiamo mandato via il prima possibile perché non mi piace vedere la sofferenza degli animi umani. E a maggior ragione arriva giustamente questa categoria che ancora non abbiamo qui sullo schermo. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Oh, miglior sito LGBT. Allora, chi vince qua secondo te, Sistiano? Secondo me. Secondo te? No, fai finta che è una tua supposizione. Guarda. Anche qua sento parecchi rumori. Secondo voi chi vince? Al mio tre lo dite ognuno quello che sta... Al mio tre? Uno, due, tre. E vince... Bossi! Bossi! C'è una stories? Se arriviamo a 100.000 visualizzazioni, un altro premio. Questa era nella stories, prego. Prego. Allora ci proviamo. Accomodatevi, ragazze. Che sensazione fa aver vinto? Ve lo aspettavate? Allora, ci speravamo, nel senso che è stata una cosa in crescendo. Nel 2015, quando per la prima volta siamo stati candidati per questo premio, i voti totali che sono arrivati a questa categoria sono stati 27.332. L'anno scorso, quando abbiamo vinto per la prima volta, erano 32.527. Complimenti. Siamo sicuri che saranno aumentati ancora di più e mi sto riferendo ai voti totali, quindi non solo a Bossi, a tutti i 10 che stavano gareggiando. È bello vedere come tante persone che non fanno parte della comunità LGBT ma la supportano, cioè i cosiddetti alleati, leggono e si informano, leggono siti come quello di Bossi che si occupa anche del mondo LGBT per saperne di più, ed è bellissimo vedere come invece la gente che fa parte di questa comunità scrive di sé, fa parlare di sé e si riprende uno spazio che è loro di diritto, che è lo spazio dell'esistenza, perché le persone che fanno parte della comunità LGBT non hanno bisogno di essere accettate e chi non ne fa parte, mi ci metto dentro, non ha il diritto di decidere chi può essere accettato e chi no. Perché non è una questione di accettazione, è una questione di provare empatia e ricordarsi che siamo tutti degli esseri umani. Grazie. Grazie a voi, davvero.
Complimenti davvero per il premio, per quello che fate, per quello che ci avete raccontato su questo palco. Grazie. Ciao, grazie. The story a posto. Fatta la story. Caricala subito. Vuoi farci una foto? Perché no. Carica subito perché poi si impalla la story, se non si riesce più a caricare. È un casino. Un altro applauso alla categoria appunto miglior sito LGBT che ha avuto tantissimi voti. Hanno ragione le ragazze ed è stato molto importante sottolinearlo. E adesso ci spostiamo ad un'altra categoria altrettanto importante, sì. Miglior sito politico d'opinione. D'opinione, soprattutto in un momento in cui nessuno vuole mai dare la sua opinione, mi sembra. Che a volte dice è meglio, io sì, no. Sì, sì. Per non saperne leggere né scrivere, sto zitto. Però per fortuna, c'è chi invece... e c'è chi lo fa molto bene, c'è chi lo fa molto bene, cioè colui che ha vinto questa categoria. Lo vuoi dire tu, li ho detti tutti io? Va bene, allora adesso lo dico io. Il vincitore è Breaking Italy. Alessandro Mazzala o Mazzala? Fondatore di Breaking Italy. È Mazzala. Direttamente dalla Sardegna, se non erro. Anche loro sono tanti fan. Alla cripta, portando la cripta. Sale sul palco proprio Alessandro a ritirare il premio che giustamente ha vinto. Ragazze, complimenti. Accomodati pure di qui. Tra l'altro... Ma allora, chi sono quelle persone, Alessandro? Quelle persone sono le persone che si sono organizzate per votarmi, perché che ci crediate o no, visto che siamo in macchia nera, io non ho mai chiesto a nessuno di votarmi, non ho detto a nessuno che avrei partecipato, si sono organizzati tutti da soli, mi hanno fatto questo regalo, che siccome nessuno di voi sa chi io effettivamente sia, io non ve lo sto neanche mostrando, General Italia, io lo manderò a ogni singola persona. Poi si perderà sicuramente nel viaggio, sì. Insomma, però questa è un po' l'idea, regalarlo alle persone che me l'hanno regalato in questo bellissimo momento. Bellissimo, tanto mi sembra di vedere un tuo video, mi fa impressione, mi aspetto che in questo momento ci dici qualche notizia. No, ho alcuna intenzione di polarizzare la stanza dicendo cose controverse. Tu pubblichi, se non erro, un video al giorno praticamente dove racconti. Sì, sono una persona con problemi comunque, no, con gente. Sono compulsivo, quindi ho questa tendenza a occupare tutti gli spazi. Sì, pubblico un video al giorno. Complimenti, perché il lavoro, vedi, alla fine, da quanto tempo fai questo, per dire? Troppo tempo, 6 anni. Vedi, paga sempre il lavoro, fatto bene, soprattutto in questo caso. E comunque? Sì, io ne avrei vinto uno anche l'anno scorso e nessuno me l'ha mandato. C'è la Piero Angela. C'è la Piero Angela? Sì, c'è la Piero Angela. Vedi che però abbiamo trovato una cosa un po' polemica, giustamente. Beh, lui fatto fa bene questo a dircelo. Stati, però. Sito e politico adesso, diciamo dopo. Non stavo scherzando. Che è arrivato, cioè. L'abbiamo messo in frigo. Perché uno lo devo dare a mia mamma per farle capire. Perché se l'altro itinerante, questo, giustamente, almeno quello dell'anno scorso, lo diamo alla mamma. Esatto. Te lo faremo sembra avere. Che stia facendo qualcosa di serio, insomma. Grazie Alessandro Mazzala, un grande grazie. Applauso, grazie mille. Prego. Guarda, io per facilitare le cose mi metterei di qui. Ma infatti, ma perché ci siamo messi laterali comunque. Ci spostiamo sempre laterali. Per par condicio, cioè destra, sinistra. Così da qua arrivano e noi li facciamo salire su questo palco per un altro premio, altrettanto importante, molto importante, perché molto importante. È intitolato ad un amico della Festa della Rete, che è Marco Zamperini. Un applauso. Miglior sito divulgativo e... dato che è un premio intestato a Marco, chiamiamo sul palco per premiare il vincitore di questa categoria la moglie, nonché celebre blogger, che è Paola Succato. Un applauso. Miglior sito divulgativo, anche qui nomi molto importanti di persone che ci fanno compagnia tutti i giorni sulla rete raccontandoci quello che succede e... saranno premiate, giusto appunto, prego, dalla nostra Paola. Allora Paola, vuoi leggere tu anche i concorrenti che ci sono? No, vabbè, allora lo leggiamo noi, non c'è problema. Butac, C-Cap, sembrano dei medicinali, ma è tutto differente. Il disinformatico, Matteo Flora, Mad Bunker, Roberto Burioni, Salvatore Aranzulla, Scienza in Cucina e Wikipedia. Allora, Paola, abbiamo un vincitore importante, sono tutti importanti ovviamente, ti senti di per dircelo? Me, guarda, è difficile. Rende felice me e so che renderà felice Marco. Che è una cosa molto importante. Il vincitore è? Salvatore Aranzulla.
Penny Govetto. Davvero. Quando abbiamo detto il suo nome c'è stato anche un urletto dal pubblico. Salvatore, Salvatore Rantulla. L'uomo da chiamare quando c'è bisogno di aiuto. Grazie mille Salvatore. Quante miglior volte, sito divulgativo. Volte mi ha salvato. Come ritirare un premio, c'è già sulla, sulla pagina. No? No, davvero, è incredibile. Comunque io penso, no, cioè, vederlo dal vivo è veramente... Voi ridete, ma a me è successo che a un altro premio dedicato a Marco, i premiati sono rimasti così. Tutti? Allora ce ne siamo... Allora vedi che fatto io sono precisina, poi alla fine qualcosa serve. È servito, è servito. Grazie mille Paola, grazie. Io voglio solo dire una cosa. Certo. Io un giorno, prima o poi, vorrei premiarti anche, visto che mi occupo di cibo e di food... Io voglio raccontare che quest'uomo, e non lo dice, ma è una cosa bellissima, è anche praticamente, un, non dico maestro pasticcere, ma sei un pasticcere. Ha studiato all'Alma ed è un mito, quindi fate un po' di domande sulla pasticceria. Nera. Sì, io stavo finendo di studiare in Bocconi, mi restava diritto privato, pubblico e commerciale, ero stanco di studiare, quindi ho chiamato a casa, mamma vado a studiare pasticceria. Ho messo in pausa la Bocconi e sono andata a studiare pasticceria, quindi prima o poi ci saranno anche le ricette. Con Salvatore Aranzulla ricette. Perfetto. Grazie, grazie. Lo dico credo a nome di tutti per quello che fai, perché il tuo lavoro è utile a tantissime persone. Guardi, vorrei ringraziare i miei lettori che ogni giorno leggono aranzulla.it. Abbiamo raggiunto, io e i miei collaboratori siamo in 10 che lavoriamo ad aranzulla.it. 500.000 persone al giorno che leggono aranzulla.it e quindi sono davvero contentissimo di aiutare insomma tutti gli italiani che hanno problemi con la tecnologia. Grazie ancora. E sono tanti. Guarda, metà della mia famiglia è sempre lì a leggere, meno male mia mamma spesso. Grazie, grazie di nuovo, grazie appunto a Paola Succato, questo era il miglior sito divulgativo, premio vinto da Salvatore Aranzulla e appunto intestato a Marco Zamperini, lo ricordiamo di nuovo e di nuovo un grandissimo applauso. Quante sorprese da alcuni punti di vista, altri sono per... sorprese umane, cioè un attimo che dalla Bocconi finisce a fare il pasticcere, cioè quanti esatto. Avranno fatto questo speriamo percorso. Speriamo che magari l'anno prossimo arrivino anche dei dolcetti in caso esatto. Sappi che se tu stai chiedendo un sacco di cose. Eh vabbè, ma io mi porto avanti, scusami. Fai bene. La PR, quindi un cupcake oggi, una maglietta di Lercio domani. Poi vediamo, secondo me guarda ci sono tante cose, qua puoi penso scroccare un video se si riesce. E qui mi sento particolarmente vicina a questa categoria che è miglior youtuber trattino videomaker. Vuoi leggerci tu? Ma visto che sei vicina alla categoria, sono tutti amici tuoi, no? No, voglio leggere, io voglio leggere sempre il vincitore, mi piace di più, perché bene. C'è tutto l'applauso. Allora abbiamo Anima, Breaking Italy di nuovo, quindi Alessandro Masala, Ciccio Gamer 89, Favij, i Pantellas, il vostro caro Dexter, Matte Bise, Stepney, The Show e Yotobi. E qua vince. Abbiamo un vincitore, qua qualcuno se la sente di fare pronostici. Secondo voi chi vince? Ecco, facciamo come prima. Ciccio Gamer. Un Ciccio Gamer mi va un casino quest'anno. Si porta un casino, dici? Non lo so. Chi è il vincitore? E vince Favij! Favij! Che non è qui con noi. Però, se non sbaglio, ci ha mandato un video. Dato youtuber, videomaker, se non ci manda il video Favij, scusami di che stiamo a parlare. Vediamo. Vediamo questo video. Allora, io non so quante volte vi sia capitato di vedere un video ringraziamento per un premio con di sfondo il Tokyo, quindi per il prossimo anno se c'è un premio per la miglior fotografia pensateci che secondo me abbiamo il candidato giusto, ricordatevelo. No raga, vi ringrazio tantissimo, cioè sono proprio contento, non me l'aspettavo mai, anche perché mi hanno chiamato e mi hanno detto hai vinto il Macchia Nera Awards e sono in Giappone e non posso ritirare il premio, tacci mia, vabbè, appena tornerò in Italia sarà la prima cosa, cioè neanche andare a dormire per il fuso orario, no, vengo a ritirare il premio e me lo metto sul davanzale così mia mamma mi fa i complimenti. Sono veramente senza parole ragazzi, grazie mille, siete stupendi, è sempre bello sentirsi apprezzati per quello che si fa e io ci metto tutto l'impegno possibile, quindi per me questo premio vuol dire veramente tanto, quindi ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e niente, sono veramente rimasto senza parole. Prossimo anno, se vinco di nuovo, mi preparo un discorso tipo alla Leonardo DiCaprio per gli Oscar. E niente, grazie mille per questo premio davvero. Fantastico. Vi mando un bacio dal Giappone. Ciao cari. Un applauso a Favij che ha vinto questo premio.
Fatto il video ha già 1 milione di visualizzazioni, si sa come sia possibile. Interne, perché lo possediamo solo noi, noi abbiamo un video di Favij che voi non potete avere. È vero, potremmo caricarlo, scriverlo subito, Favij come tag. Un sacco di Vievs. Abbiamo un'altra categoria molto importante, miglior sito per genitori e bambini, ok? Questo è un sito importante perché sta aiutando tante persone, tu non vuoi fare nessun annuncio oggi particolare. Coppia, va Bottura Favij, li vedo proprio. E comunque lì faremo avere il premio sicuramente. Però quando torno. Non mancheremo, insomma, di far avere il premio. Andiamo a un tema, un tema importante per entrambi, per tutti, per tutti, per tutto il mondo, il miglior sito musicale in un mondo in cui la musica ormai si trasmette praticamente in tutti i modi e si racconta anche in tantissimi modi diversi. Tutte queste persone lo fanno in un modo egregio, tant'è che sono state nominate All Music Italia, Bastonate, DLSO, Il Mucchio, Noisy, Orrore a 33 giri, Rock Hall, Rolling Stone, Sentire, Ascoltare e Shade of Pop. E vince come miglior sito musicale Rolling Stone. La vedo la squadra di Rolling Stone, il direttore. Tutti ragazzi, complimenti. Ciao. Congratulazioni. Congratulazionissime. Complimenti Rolling Stone, complimenti. Grazie, ma Il premio, premio ovviamente è lì per voi. Tenere alla ragazza. Attenzione che cade, vabbè, io sono proprio la signorina del premio. No, ma fai bene perché potrebbe essere. Allora, la prossima volta hai dato uno spolverino. Però avrei voluto vincerlo. Sì.
come redazione dell'Ercio, io prima o poi devo riuscire ad arrivarci e ci arrivo. Hashtag sogni. Nascono collaborazioni. Esatto. Grazie a tutti, un'avventura bellissima, che cosa c'è di più bello che vivere e raccontare la musica? Noi abbiamo la grande fortuna di farlo quotidianamente, ci stiamo impegnando in particolare, oltre che sul giornale, molto ovviamente sul sito, che adesso sta cambiando, insomma tante cose stanno succedendo, e il fatto di aver vinto questa cosa ci dice che siamo sulla strada giusta, e sono non felice di più di questo premio. E noi grazie. Con voi, grazie. Un applauso grazie. A Rolling Stone, vincitore, miglior sito musicale, sempre aggiornato. Ti sempre... hanno abbandonato, qualcuno le sia vicino. Per la foto, per la foto. Lui, questa la mettiamo, no. La cover di novembre questa, io già me la vedo, eccola qui, la squadra... di Rolling Stone, beh la troveremo magari, sai che loro mettono sempre le foto che arrivano dal web, sembra che lo leggo, incredibile. Che figurone, no, no, eh? sono un fan. No, chi non è fan? Miglior sito musicale, ma a proposito di musica, restiamo sulla musica, non è solo premi in continuazione, no, ne stiamo dando poi, tanti. Poi magari li annoiamo, no, noi vogliamo cerchiamo. Anche delle... Performances esatto. Vogliamo. E c'è un'amica dei Macchia Nera Internet Awards, è stata con noi anche sul palco l'anno scorso, era all'inizio di un percorso che sta andando a gonfie vele, e abbiamo avuto il piacere di poterla richiamare qui con noi. Stiamo parlando di Giulia Penna, che ci farà ascoltare un suo singolo. Lei è partita su internet, no? Sì, lei dopo glielo sì, chiederemo. Sì, ha fatto ci racconterà lei tutto. Un percorso molto particolare, tante visualizzazioni, cover, però... E internet è stato il suo trampolino di lancio e adesso ha un inedito, tra l'altro, ma appunto ce lo facciamo raccontare da lei. Quindi, Giulia Penna, Macchia Nera Internet Awards 2017 con Lego Centrico.
Claudia Penna. Wow! Una standing ovation di Casa Surace Lercio. Grazie. Il nuovo singolo. Casa Surace sono amici mia. Vabbè, allora, che stiamo parlando. Ma non devi dirlo, Giulia, cioè, ma io non dico, lo sa. So così, ne faccio. Ok, bene, direi molto bene. Allora, questo grazie era il tuo ultimo singolo. Grazie di essere qui con noi stasera. Io sono molto contenta di essere qui, ormai è la mia seconda casa. Speriamo che porti fortuna come l'anno scorso. Certo. Noi ci eravamo lasciati che tu eri stavi facendo un film. Giusto? Sì. Com'è andata poi in generale? È andata l'anno? Molto bene, perché ho scritto anche la colonna sonora di quel film, quindi è stato bellissimo, un'esperienza magnifica. Poi ho condotto un programma televisivo che è House of Gag insieme a Omar Fantini e Gianluca Scintilla Fubelli. E adesso sto lavorando alla mia musica, che è la cosa che io amo fare. Sempre. E hai un videoclip che ha spaccato tantissimo, ci vuoi raccontare qualcosa del video? Beh, magari io ti chiederei qualche curiosità, qualcosa che non tutti sanno, se ti va. Ovviamente. Ma questo video è stato girato da un regista giovanissimo, molto bravo, e il pezzo è stato scritto insieme, grazie, fatto veramente bene. Insieme ai Two Fingers, con i quali collaboro, lavoro e... ho scritto questo testo insieme a Danti, che per me è un maestro veramente grande. Infatti chi lo conosce avrà notato il gioco di parole. Danti. Ciao Danti, ti segue sempre. Sì. Ed è un pezzo che è uscito a fine aprile e devo dire che sul web è andato molto bene. Io sono molto contenta delle persone che mi seguono e sono loro la mia forza, quindi... Ecco, per chi non conoscesse la tua storia, l'abbiamo raccontata l'anno scorso, sei partita anche tu dal web, quindi è stata la tua grande occasione, hai caricato sì, da quelle parti un sono video. Sono stata anche artista da strada, ho cantato in Via del Corso nella mia città, ecco, per circa un anno, e dopodiché il caso mi ha portato sul web il giorno di Natale, che è il 25 dicembre. Anche quest'anno, tra l'altro. Noi ragazzi qui facciamo delle grandi rivelazioni. Oh, non lo sapevate. Anche quest'anno, grandi mi raccomando. Rivelazioni, ogni anno ve ne diamo una. No, vabbè, perché non so, mi piace il numero 25. Lo so, mi piace il numero 25. O dovevo dire. Ma sì, ma ci sta, ma va bene tutto. Perché farai non lo sapeva. Ma perché scusa, ha fatto 25 milioni di views e quindi gli resta. Devo allungare testa, però, in qualche modo. No, pure voi andate subito. praticamente... E quindi adesso hai qualche progetto oltre a questo singolo? Adesso uscirà una mia nuova canzone, okay, scritta sempre insieme ai Two Fingers, e quindi mi raccomando seguitemi su YouTube per la mia musica e sul Facebook. Ma tu sai cosa sta facendo Favij? Perché hai girato anche un video con lui, il video di Gabri Sì, Ponte. Lo so, però non so non se si può dire. No. Non lo so. Top lo sai secret. Tu? Sì. Non si può dire, va bene. No, in Giappone. Allora non lo diciamo. In Giappone. Mangiare sushi, no. Va bene, non si può dire, no spoiler. Però se non ci puoi dire niente, puoi almeno cantarci un'altra canzone. Sì, volentieri. Questo puoi farlo. Ecco. Volentieri. La volete sentire un'altra canzone di Giulia? Che è una cover, se non sbaglio. Sì. Questa, giusto? Una cover anche abbastanza importante. Sì, e se domani di Mina. Ok, quindi ragazzi, religioso silenzio. Lasciamo parlare la tua musica allora. Giulia Penna di nuovo, Macchia Nera Internet Awards 2017. Grazie. Domani.
Grazie. Giulia Penna. Questo era un pezzo bello forte. Bravissima, non è facile, grandissima voce e ancora tanta fortuna. Grazie. Facciamo che ci rivediamo l'anno prossimo con altre novità, ok? Esatto, promessa. Sempre meglio. Facciamo una promessa. Pinky promise. Vai. Didino, a tutti e tre. Mignoletto. Ecco. Ok, già escluso subito. Buon proseguimento, grazie a tutti. Giulia Penna, di nuovo un applauso. Grazie. Ovviamente potete seguirla sui suoi canali social, nel frattempo ritorna il Leggio. Ritorna lo portiamo. Il nostro amico Leggio. Sì, c'è scritto proprio Giulia Penna, che coincidenza. Ma te lo sapevi? Sembra una scaletta, davvero. Comunque. Sembrerebbe quasi che non sappiamo cosa c'è dopo, invece lo sappiamo benissimo. Una volta che si gira la pagina poi si sa anche cosa c'è. Veramente, è la incredibile. Vita. E questa è un'altra categoria. Questa è importante, questa ti sta a cuore. Mi sta molto a cuore. Ci sta a cuore per due motivi. Il primo perché abbiamo un partner anche molto per questa speciale categoria, che è Nescafè. Esatto. Miglior Instagrammer. Nescafè, perché le colazioni credo vanno proprio fortissime su Si portano Instagram. Un casino. Io ogni volta, cioè, se non faccio non posso mangiare. Se non scatti la colazione. Ma tu il latte lo bevi freddo, il cappuccino freddo, perché no, il problema è vero, il problema vero non è che io mangio le cose fredde, è chi ha la sfortuna di essere in mia compagnia. Esatto. Perché essere un Instagrammer a questo prezzo, che chi sta con te non mangia. Ci quindi vorrebbe una categoria. Bello, finalmente è arrivata la costoletta di Maya. Non puoi mangiare. Miglior compagno, miglior fidanzato, fidanzata sì, dell'Instagrammer, forse veramente. Il Nobel. Ma dopo anche avremo modo anche di parlare di qualcosa del genere relativamente al food. Esatto, abbiamo anche qui dei candidati e che nomi? Belen Rodriguez, anche lei per la colazione, famosissima. Assolutamente. Chiara Biasi, Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Fedez, Gianluca Vacchi, Greta Menchi, Lodovica Comello, Mariano Di Vaio, Sofia Viscardi. Cioè, ho detto tipo 700 milioni di like ci sono in queste cose. Solo in questa categoria. Io solo l'ho detto, già tre follower in più su. Li dovrei taggare tutti. Allora, miglior Instagrammer, ovviamente. Qua è una sfida. No, davvero sono dei nomi, cioè a livello. Secondo Instagram voi, rifacciamo un sondaggio. Chi? Signor Ponza, ovviamente. Anche è fuori categoria per qualche fraintendimento. Va bene, andiamo a vedere chi ha vinto effettivamente. Non ci sono grandi. Va bene. Vince il premio come miglior Instagrammer Diletta Leotta. Diletta Leotta! Che non è qui con noi. No. C'è la Serie B, è sabato. Già il dispiacere sul volto di Lercio e di Casa Surace. Però ci ha mandato un cortese video. Un video di Diletta. Ciao a tutti ragazzi, mi dispiace molto non poter essere con voi questa sera, ma guardate, come potete vedere sono qui in studio perché stiamo preparando la giornata di B. Ringrazio davvero tutti gli amici di Macchia Nera Internet Awards che mi hanno votato e soprattutto ringrazio anche gli organizzatori Gianluca e Gigi. Vi mando un grande saluto, mi dispiace non poter essere con voi, ma spero di vedervi presto. Ciao! Un applauso a Diletta Leotta. È un po' un dispiacere comune quello della sua assenza questa sera, però vabbè, purtroppo. Vabbè. Ma insomma. Ma sfoghiamoci sul cibo, perché così si fa, no, di solito. Miglior sito food anche in questo caso. Un partner, chi è il partner, Sistiana? Allora, abbiamo Prosecco Doc. E quindi non solo col food, ma trinchiamo anche. Drink. Va bene. Invitiamo sul palco per la consegna Luca Giavi, che è proprio il presidente del consorzio Prosecco Doc. Eccolo, buonasera. Applauso. Grazie. Benvenuto, grazie di essere qui. Grazie per essere qui, grazie per premiare. E a questo punto non resta altro che prima diamo comunicare. Che abbiamo in nomination? Una nomination importante, Agrodolce, Chef Club Italia, Cook Around, Di Sapore, Giallo Zafferano, gnamgnam.it, iFood, Il Cucchiaio d'Argento, La Cucina Italiana e Sale e Pepe. Queste sono le nomination, tutti più o meno ci abbiamo fatto un salto quando volevamo vedere qualcosa. Guarda, stavo pensando proprio che il vincitore, io più volte anche su YouTube ho visto dei video che hanno salvato in momenti alla Bridget Jones, quando stavo facendo cos'è che era quel coso blu con lo spago che diventava. Guarda, il nome tutto io glielo fa, se abbiamo il microfono glielo facciamo annunciare giustamente agli amici di Prosecco. Allora giustamente non lo sa, qui appunto noi siamo gli unici. Questo, questo il vincitore è Giallo Zafferano. Applauso. Ritira il premio Alessio De Valerio di Giallo Zafferano. Abbiamo un po' di gente, Balletti, entusiasmo, credini.
ma quanta gente! Non è che per caso... Prego, prego, è la luce. Cerce Gatti, è la fama. Congratulazioni. Complimenti, congratulazioni. Complimenti agli amici di Giallo Zafferano, miglior sito food prosecco doc qui ai Macchia Nera Awards 2017. A chi lo diamo? Ecco. La bottiglia l'ha arpionata lui, no, quindi abbiamo già sì, capito no, qua chi beve. Insomma. Avete visto che abbiamo scelto una bottiglia un po' grande, sì, perché sapevamo che il gruppo... Al passaporto era questa bottiglia, cioè è grossa funziona così. Per tutti, funziona per tutti. Ragazzi, ve l'aspettavate volevate, anche voi? Vogliamo dare il microfono se qualcuno... Non ve l'aspettavate? No, non ce l'aspettavamo, infatti no. Vi ho detto veniamo qui... Avete... no, non è vero. Cioè, secondo me avete già prenotato il ristorante? Ah no, voi ve lo fate da ma solo. Ma non è che tante volte ci avete portato qualcosa da mangiare, mai niente? No, purtroppo una volta che si no, è finito tutto prima. Vabbè, grazie a tutti quelli che ci cliccano perché gli piace cucinare e anche per quelli che non sanno cucinare, che sono quelli che ci cliccano di piacere, più. Piacere, io vengo tantissime volte e sbaglio tutto. Voi create aspettative, volevo solo dire questo. Tra l'altro... Luca Giavi, se non sbaglio, c'è un video particolare che vogliamo far vedere proprio per quel che riguarda il prosecco. Lo facciamo così ci viene anche voglia di bere, dato che sono ste luci. Tanto cosa abbiamo? Facciamolo vedere. Prosecco Doc, che è partner di questo premio molto importante. No, io volevo ringraziare innanzitutto perché... sembra ruba bandiera in questo momento. Giallo Zafferano, sono rimasto da solo. Numeri! perché Giallo Zafferano, peraltro, oggi guardavo, ospita un carissimo amico che è Franco Pepe, un grandissimo della cucina italiana, che ci piace sottolineare. Nonostante stia Napoli è un grandissimo amico di Prosecco Doc e un grandissimo abbiamo avuto ospite durante Vin Italy. Devo dire che ho visto oggi poi con grande piacere che nonostante il fatto che abbiate appreso che il prosecco rovina il vostro sorriso, oggi eravate belli in fila davanti al nostro tenda e questo ci fa ben sperare e vi ringraziamo. Grazie per quello che fate. Grazie da parte di un mondo di produttori che nonostante venga dipinto come un mondo di industriali e riviste fatto di 12.000 viticoltori che quotidianamente, specie in questi giorni, vanno in vigna per raccogliere il frutto del loro lavoro. Siamo la prima denominazione italiana, ci piace dirlo e ci piace portare con le nostre bottiglie il meglio del Made in Italy nel mondo. Grazie. Grazie. Tanto fate una foto adesso, sembra la sigla di un telefilm, Gli amici di Prosecco, fatela, è bellissima. Guarda, sembra veramente un telefilm. Davvero? Complimenti, scherzi a parte, grazie ovviamente a Prosecco Doc e agli amici di Giallo Zafferano che si sono... Ah, il selfone di rito, andiamo anche noi. Fotobombing. Andiamo anche noi, Sistiana. No. Eccoci qua, ci siamo, taggateci. Tra l'altro dalla regia ci hanno appena detto che siamo trend topic, come si dice in questi casi. L'hashtag è mia17, se volete twittare. Hashtag non so. Top, però hashtag non so, troppo top. Non so se qua usate Twitter, che sì, lo conoscete, il social network. Comunque, che simpatico. Ragazzi. Ma io dove l'ho trovato? Ma scusate, è quello che si chiedono in tanti. Io ho un pezzo di scotch sotto la scarpa. Lo direi devo togliere, che, cioè sì. Mi rendo conto che non è una cosa che va fatta. Basta in queste situazioni. Basta che non si appiccica. Allora, abbiamo un momento molto importante. La categoria del miglior food blogger. Ah, però prima una cosa, cara Sistiana. Allora, io prima quando ti ho presentato ho detto che tu hai scritto un libro, un romanzo. Lo confermo. Un romanzo. Nel romanzo
c'è un pezzo che parla proprio dei food blogger, giusto? Sì. Che racconta quello che fa il food blogger nella vita di tutti i giorni. Allora, no, è che il mio romanzo parla di una giovane... C'è la cover, ma è incredibile. Ma pensa! Parla di una giovane giornalista che si ritrova a utilizzare un'applicazione per incontri, pur non volendo, per scriverci una guida. E quindi si ritrova a fare dei dates, degli appuntamenti con degli sconosciuti. Eccolo. Io, dato che c'è il libro, ti chiederei di leggere proprio quel tutto molto trafiletto. Casuale, io non ne sapevo nulla, chiaramente. Lo sto scoprendo adesso. Sciocchina. Ma pensa... E no, perché certo in realtà punto... è molto tempo, non si offendano i food blogger presenti, no, presenti assolutamente, però... anche perché sono una grande fan anch'io e seguo tanti food blogger anche su Instagram. Però appunto questa giovane giornalista si ritrova ad andare a questo appuntamento al buio a casa di questo sconosciuto, perché funziona così con le applicazioni per incontri. Questo tizio la invita a cena, le dice indirizzo, è sempre così, indirizzo, vieni qui, ti aspetto per cena. E lei va, e a un certo punto stanno per sedersi a tavola, prima portata, ed ecco che questo, appunto, questo soggetto dice: e voilà! Ha un aspetto delizioso, dico, portando la mano su una delle scaglie di parmigiano per assaggiarla. No, aspetta, urla lo chef. Mi pietrifico. Lui inizia ad accendere delle luci da set fotografico che nemmeno avevo visto. Ma che fai? Aspetta, puoi mettere la mano vicino al bicchiere? Mi chiede dopo aver tirato fuori da non so dove una macchina fotografica reflex con un obiettivo quasi più grande della bottiglia di vino. Un classico questo. Senza fare troppe domande, posiziono la mano accanto al bicchiere e lui comincia a scattare. Foto del piatto dall'alto. Alto, la foto del piatto dal basso, la foto del dettaglio della mano con i piatti, la foto del dettaglio con i piatti e con i tovaglioli. Oh, perfetto, grazie mille, vuoi fare una foto anche tu? Puoi taggarmi a @chefriccardo_official. Ti aiuto, guarda, se lo fai col cellulare l'angolo migliore è questo. Faccio una foto col mio cellulare nella speranza che dopo potremo finalmente mangiare qualcosa e che spenga queste luci accecanti. Ma lui mi dice, tranquilla. Le luci le lascio accese, così si scaldano e puoi fare tutte le foto che vuoi delle varie portate. Sai, ci tenevo a fotografare bene il tuorlo fritto perché, se devo essere sincero, è la prima volta che mi riesce bene. Scusa, in che senso? Domando sempre più perplessa. Beh, sai, il mio lavoro, a volte, si prova, si riprova, si sbaglia, si sperimenta. Ah, immagino, hai studiato in qualche accademia o scuola per cuochi? Oh, no! E in quanto food blogger, credo molto nella spontaneità e nel fare tutto solo con il proprio talento, senza corsi o direttive, solo tanta passione. E magari un giorno realizzo il sogno di partecipare a MasterChef. Insomma, Riccardo è un food blogger e invita le tipe a cena per fare nuovi post per il suo blog! Ecco. Quindi, ma tratto da una storia vera? Questa è una domanda proprio che mi fanno tutti, non posso risponderti. Cioè, ma è vero, ti è mai capitato di incontrare queste figure? No, sinceramente, oserei dire anche per fortuna, andare a un appuntamento con uno che fa il post per il blog scattando la tua... No. Non è il massimo. Però devo dire che mentre lo scrivevo mi sono divertita tantissimo. Mi ricordo che proprio... Una, anche in questo caso, un partner importantissimo, d'altronde si parla di food, San Montana, con i gelati all'italiana, per una categoria che vede... Tra l'altro abbiamo anche fuori, abbiamo visto... Sì, io non sono ancora riuscito dopo, noi se ci tenete un po' di gelato... Non abbiamo ancora avuto gelato, magari, grazie mille. Chiara Maci, fatto in casa da Benedetta, Flavia Imperatore, Giulia Scarpaleggia, Ho voglia di dolce, Marco Bianchi, Singer Food, Sonia Peronaci, Gnambox e Vittorio Viarengo, di Viva la Focaccia. Allora, anche qua... Vedi che senti dei rumori, perché sul c'è un po' di blogger, siamo in Italia, del resto scherza, il food è importante. È roba nostra. Invitiamo intanto sul palco per la consegna di questo premio Sibilla Bagnoli, che è il direttore marketing e comunicazione di San Montana. Un applauso. Benvenuta. Abbiamo un gelato per... No, scherza, volevo fare da quando... Ah no, non sei la direttrice marketing, niente. Sono responsabile della comunicazione di San Montana. Va bene. Beh, ma di questi tempi i lavori si cambiano con grande velocità, insomma, avanzamenti di carriera e quindi... non si sa mai nella vita. Quindi, comunque, vogliamo dire chi ha vinto il premio? Lo facciamo dire, lo facciamo dire a Sibilla. Anche lei non lo sa. No, in realtà mi è stato detto ed è fatto in casa da Benedetta. Ritira il premio, Benedetta! Un applauso per Benedetta, giusto appunto, fatto in casa da Benedetta, che ha veramente
fatto fuori una concorrenza incredibile. Cioè, veramente, questi sono nomi comunque che nell'Olimpo dei food blogger regnano da tantissimi anni. Davvero. Guarda, te lo aspettavi? Assolutamente no. No. C'ho le ginocchia che mi tremano. Volevo ringraziare Macchia Nera, volevo ringraziare Marco che ha diviso questa avventura con me. Siamo in due, noi che facciamo Fatto in Casa da Benedetta. Ma soprattutto volevo ringraziare tutte le persone che mi seguono, che mi hanno votato. Ho ricevuto centinaia di messaggi oggi che mi dicevano: vinci perché sei una di noi e vinci per noi. Quindi questo è il premio che ho ricevuto, ma è il nostro premio delle persone. L'ho vinto insieme a loro. Bravissimo. Si sente che lo fai con grandissima passione e quanto ci tieni a questo premio, che è il frutto, credo, di tanto lavoro. E c'è una persona in particolare a cui ti senti di dedicare il premio? Ma vai, Marco. Marco, dov'è Marco? Perché tra una litigata e l'altra, quando facciamo i video, evidentemente passa la simpatia, passa la semplicità e il fatto di farlo veramente in modo genuino. Grazie. Grazie. Complimenti. Fatto in Casa da Benedetta vince il premio come miglior food blogger, premio San Montana, la foto ovviamente di rito in questi casi. Davvero complimenti, non a caso, c'è un exploit incredibile, davvero, è stato veramente un anno, credo, pazzesco, numeri, dici numeri così, giusto per chiudere. Su Facebook siamo quasi 3 milioni e 100, su YouTube 400, ci avviciniamo ai 450.000, su Instagram sui 250. Se non sbaglio tutto nell'ultimo anno comunque, sì, questa è la cosa veramente incredibile. Ma la cosa bella è che sento veramente l'abbraccio affettuoso delle persone che mi seguono, ecco, e dividiamo questa cosa veramente insieme, cioè la viviamo bene, come una grande community. Che così bello. Dovrebbe essere, c'è ancora un web spontaneo, Complimenti. Complimenti, grazie. Ringraziamo... Grazie. Appunto, gli amici di San Montana e Fatto in Casa da Benedetta. E adesso ci spostiamo alla prossima categoria. Brava, guarda, ho notato, adesso non voglio, però c'era proprio tanta passione e si è letto nei tuoi occhi, magari là in fondo non si è potuto vedere, ma è stato veramente un bel momento ed è bello regalare premi a chi li vuole se li è sudati tanto. Abbiamo un video, A me risulta così. Però ti risulta che abbiamo il video? C'è il video di San Montana, se abbiamo non sbaglio. Abbiamo un video che ci prima fa di passare alla di prossima. Gelato. Sì, perché giustamente l'abbiamo nominato. Nominato e visto, nominato e mangiato. No, perché noi non l'abbiamo mangiato. C'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva 6 figli e un sogno. Aprì così una latteria che chiamò San Montana, come la fattoria da dove prendeva il latte. Venne poi Renzo, il più grande dei figli, che la trasformò prima in piccola gelateria e poi, con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano, in fabbrica del gelato. Oggi, dopo 70 stagioni, la storia dei gelati all'italiana continua a brillare, disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia. San Montana, gelati all'italiana. Veramente delizioso questo video, tra l'altro. Tanto prima mi sa che abbiamo fatto una gaffa importante, perché Sibilla faceva proprio parte della famiglia, della proprietà. Quindi non abbiamo fatto vedere il video. Dobbiamo comprare un sacco di gelati. Abbiamo anche sbagliato, perché lei non è marketing qualcosa, e niente gelato. Però abbiamo visto il video religiosissimo. Ci usciamo e ci portano via il carrellino San Montana. No. Fanno, voi no, basta. Ancora un ringraziamento a San Montana. Ora passiamo a un'altra categoria. La categoria che in non questo è la caso, categoria del food blog, no, è quella del l'abbiamo già avuta il fashion and beauty, un'altra categoria molto importante, che però invece no, perché qui si rimane comunque sul ma food, ci arriviamo evidentemente in regia hanno fame, no, perché poi dopo il food arrivi al fashion and beauty, è proprio è un attimo. Intanto il miglior sito fashion and beauty, che è arrivato sul nostro Ledwall, vede una gara agguerritissimissima. Abbiamo Anna Dello Russo, Chiara Biasi, Chiara Nasti, Clio Makeup, Irene's Closet, Mariano Di Vaio, The Blonde Salad, The Fashion Coffee, The Fashion Fruit e Valentina Vignali. Ok, per fare... Sono veramente dei sono nomi tanti importanti, follower, tanti like. Sì. Per chi non sa se voi bazzicate il web ogni tanto, però questa è gente forte, cioè non stiamo parlando di... Invitiamo, dato che il premio è forte, qualcuno in particolare a consegnare questo premio, che è il professor Mauro Ferraresi, direttore del Master in Beauty and Wellness di Yulm. Un applauso. Invitiamo a stare in
Benvenuto su questo palco. Il microfono anche al prof. Che prof, posso rileggere la facoltà? È Beauty and Wellness, sì. Giusto? Di cosa? Sì. Cioè, si capisce un po' di cosa. Voi sareste tratta. Subito miei. Chi trucco, make up o come si dice bellezza attiva, cioè sport, palestra, eccetera, ma è anche saper gestire questi settori. Noi cerchiamo di farlo, sono master che durano un anno, siamo al secondo anno e speriamo che di continuare a lungo. Un applauso al professor Mauro Ferraresi, quindi persona perfetta proprio per questo premio, cioè persona veramente perfettissima. Dovete anche se non voi, si dice non lo so, ditelo voi. Allora, no, dica invece lei chi è il vincitore, il vincitore di questa categoria. Il vincitore del miglior sito fashion e beauty. Sì, il vincitore è Clio Makeup. Dire il premio Elena Mucolos, Clio Makeup. Clio, se non sbaglio, in questo momento è a New York City, mamma da pochissimo anche appena Clio. Avuto una bimba, io la seguo su Instagram, oltre che l'ho conosciuta quando appunto stava iniziando su YouTube e quindi sono molto felice di questo premio. No. Tante fanciulle. Anche qua abbiamo una stories di Instagram in anche diretta. Anche qui siete tante. Certo, ci siamo. Mi sposto allora. Quindi. Grazie, grazie. Congratulazioni. Grazie. Che bella gonna con i rossetti, giustamente, per rimanere in tema. Bene, grazie, siamo molto contente di essere qui con il team Clio, in rappresentanza di Clio, che ovviamente saluta tutti e ringrazia. Anzi, credo adesso abbiamo un piccolo contributo. Allora, a me piace sempre ricordare in queste circostanze che Clio Makeup è innanzitutto un editore indipendente, nata da un'idea di Clio e Claudio nel lontano ormai 2008 e durante insomma questa loro esperienza negli Stati Uniti hanno acquistato una telecamera da $90 e da lì tutto è nato, quindi un'esperienza nata dal basso, senza spintarelle, senza aiuti. Siamo qui oggi con un bellissimo team, parte del team, qualcuno manca, e siamo veramente molto soddisfatti e contenti di aver vinto questo premio anche quest'anno. Complimenti. Grazie. Se non sbaglio abbiamo il video proprio di Clio che ci porta i saluti. Ciao, volevo ringraziarvi anche quest'anno per aver votato il mio sito. Abbiamo vinto di nuovo, quindi grazie a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi che mi hanno votato. Un saluto a tutti quelli di Macchia Nera e vi lascio con tutte le ragazze del mio team perché io purtroppo sono a New York in questo momento, però vi lascio in buona compagnia. Un applauso a Clio Makeup, un ringraziamento alle ragazze che glielo date a nome nostro, gli dite guardate, poi anzi ve lo mettete lì assieme agli altri se non sbaglio. Abbiamo degli arretrati a dire la sì. verità, dobbiamo ritirarne, ma stasera dobbiamo ritirarne, sì. Però con dopo. Ma abbiamo un calma. Deposito dove sì, mettiamo sì. tutti quelli comunque da ritirare. Comunque adesso prendiamo nota di tutti questi premi non pervenuti, è giusto? Certo. No, no, è che siamo stati noi poco diligenti. Ah, ok. Adesso vale. Siamo migliorati, siamo gli immorali. Bene, migliorati. Grazie mille grazie ragazze. A voi, grazie. La parola ancora al nostro prof. No, solo per aggiungere che sono anche docenti in questo master, quindi hanno un ruolo. Tutto torna. Tutto torna. Arrivano a raccontare le loro esperienze e quello che è appena stato detto, come nascendo da poco o da niente, senza spintarelle, si può arrivare qua. Ma quindi se mi iscrivo io, cioè tutte le docenti sono tutte così ragazze, belle. Assolutamente. Ah, beh, non è male. Gianluca, come no, Gianluca, per dire. Non è male la facoltà. Gianluca, grazie Gianluca, mille. Ti tiro l'orecchio. Grazie mille al professor Mauro Ferraresi e a certo che potete, Clio Makeup dovete, e tutto lo qui staff. Selfie che cosa? Sono quasi selfie, obbligatori sì, selfie. Perché insomma... Selfie, guarda, abbiamo un palco gigante solo per fare i selfie. Voi se voi non so se capita, se a te è mai capitato di farti sì. un selfie in mezzo alla strada anche con amici così e capitato. Ti dicono vuoi che ti faccia io una foto? No, perché il selfie è un linguaguaggio diverso. No, no. Te la faccio io e tu ti dicono è uno stile di vita il selfie. No, è vero, sembra che sto no, scherzando, sì, no, però è diverso dalla è diverso. Foto, è più spontanea, vedi come sì, è spontanea. Sì, è più catturare. Hai mai un commentato attimo. Un selfie per 35 secondi? In che senso? Perché lo stiamo facendo. Comunque continuiamo con il nostro spettacolo, lo show, la premiazione, perché in realtà di questo stiamo
parlando. Dopo il premio a Clio abbiamo un premio molto serio, sono tutti seri i premi, diciamo, qua si parla anche però... Anche a questo mi sento vicino, a molti premi. A molti premi, questo è il premio del miglior sito letterario e invitiamo per consegnare questo premio lo scrittore Giuseppe Genna, che già si era alzato, lui già sapeva che l'aveva chiamato, era già sul pezzo. Giuseppe Genna che è nelle librerie, se non sbaglio, proprio in questi giorni con il suo nuovo romanzo, Mondadori. Ma quindi siete colleghi? Siamo colleghi. Siete colleghi? Amici di Edizioni Mondadori. Buonasera. Buonasera, come non stanno? Non so chi ho vinto. No. Sono come gli altri, non so chi ha vinto. Noi qui abbiamo delle soffiate, volendo possiamo fornire delle... Come sta andando così il libro? Com'è la sensazione? Ma la stragrande... Non vende più niente. Ma come no? Nessuno legge più. Lei vende. Ah sì? Ed ecco, full blogging dentro. No, in realtà la lettura è un mondo... No, noi scrittori siamo vecchi reperti. Questi siti sono molto importanti, ma anch'io ho un'età, adesso non si vede tutto il make-up. Ma io ho pochi like, guarda. Comunque, questi siti sono molto importanti proprio per questo motivo, perché ci sono ancora tanti appassionati. Non è vero che non ce ne sono più, non è vero che nessuno legge, semplicemente sono un pochino più. No, è certo che esiste, perché se stanno a macchia nera vuol dire che esiste. Esattamente. E sono tanti, tra l'altro, i voti, sono tantissimi i voti dei ricevuti. Nomi. Voti ricevuti per Atelier dei Libri, Book Blister, Con amore e squallore, Diario di una dipendenza, I dolori della giovane libraia, Inutile, L'apprendista libraio, Libreriamo, Minima e Moralia e Tegamini. Tegamini, ragazzi, questi sono le nomination. Sì, e vince Libreriamo. Libreriamo. Basta, proprio così, boom! Boom! Ritira il premio, secco. Sarò trovato. No, se non sbaglio dovrebbe essere... Voi siete i ragazzi della redazione, sì. Giusto? Cioè proprio così vi chiamate. Dopo i ragazzi come sta? Del muretto, sì. I ragazzi della sì. redazione. Però non c'è perché, esatto, i ragazzi della redazione. Sì. Noi portiamo i ringraziamenti da parte del nostro fondatore Saro Trovato, grazie a tutti coloro che ci hanno votato, grazie ai nostri fan sui diversi profili social, ai nostri lettori sul sito e in generale grazie a tutti coloro che parlano di cultura e libri sui social network ma anche sulla rete. Quindi una testimonianza, dai ragione a Sistiana, sì. C'è movimento. Esistiamo, comunque. Sì. Esistete e sì. Anche direi con grandi risultati e grandi soddisfazioni. Sì. Grazie mille. Allora grazie. Lo portate in redazione il premio. Sì, siete i ragazzi della redazione. Quindi per Saro coerenza. Lo avrà. No, noi ci. Perché no, sì, qui con portiamo. I premi che si perdono durante gli anni, io adesso non voglio questa responsabilità. Se ci sono io, i premi vanno consegnati. Esatto. È chiaro? E non solo, anche i video vanno visti, perché c'è un contributo video per Libreriamo. L'importanza dei libri, l'importanza della lettura in questo video di Libreriamo che si porta a casa questo ambito premio che riguarda proprio la letteratura e la lettura. Grazie mille, grazie ragazzi, grazie. Anche al nostro scrittore, al tuo collega, signor Genna. Arrivederci. Andiamo avanti con il prossimo premio, restiamo sempre nella cultura, un'altra arte, la settima se non sbaglio, se non vorrei fare gaffe, sito cinematografico, miglior sito cinematografico. Invitiamo a consegnare il premio Sonia Lorenzini. Un applauso a Sonia che si appresta a dare un premio altrettanto importante. Sono tantissimi i siti online che parlano di cinema, il cinema è una passione che riguarda molti, chi guarda i film, chi vorrebbe farli e tanti altri mondi.
Intanto grazie, buonasera a tutti, è un piacere essere qua. Piacere nostro. Io arrivo principalmente dal mondo televisivo, che mi ha portato ad avere poi un grosso seguito sul web. E quotidianamente intrattengo più di 600.000 persone con quelle che riguardano le mie passioni, i miei interessi. Però è davvero un piacere poter premiare questa categoria, perché è un mondo che mi ha sempre affascinato e per il quale stiamo lavorando. Bene, un applauso anche ovviamente al lavoro di Sonia. In questo caso abbiamo le nomination. Sistiana, vuoi darle tu? Come no, preferisci? Perché abbiamo deciso che le dai tu io. Le nomination. Va bene. C'è chi dà i numeri, tu dai le nomination. Cineblog, Coming Soon, Gli 88 Folli, Gli Spettati, 400 Calci, Movieplayer.it, My Movies, Pensieri, Cannibali e Screen Week. Queste sono le nomination, anche qua veramente tantissimi i voti. E Sonia, vuoi dire tu chi è il vincitore? Neanche tu dovresti saperlo. È questo, guarda questo qui. Con 1400? No. Sbagliato, scusatemi. I? 1400 calci, scusate. Sono 400, questo è I. Vogliamo dare 1400. Chiediamo dove sono gli altri 1000 calci, esatto. Perché me lo domandavo anch'io dove erano, però ma sono 400. A quanto pare li avevo letti. Effettivamente qui la grafica poteva trarre in inganno, perché c'è la I che può sembrare, esatto, un uno, no, ma di 1000. Chiedo Venia. Quindi potevate scegliere un altro nome, perché i 400 calci? Infatti, perché? Perché più calci ci sono, meglio è, no? Bene, vedi, quindi mi sembra... 1400, cioè, tanto, no? Una meglio. Filosofia di vita, voi siete un bel gruppo, arrivi tu a ritirare a nome di tutti, giusto? Sì, 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 esattamente. Non sbaglio, c'è uno dei vostri che è a Boston in questo momento, un mio collega... E in realtà a Chicago in questo momento. A Chicago? Sì, ah, sì. Quindi lui giustamente non è potuto venire. Non ce la poteva fare, insomma, era un po' uno sforzo disumano. Quindi, ragazzi, film consiglio al volo, da vedere adesso in sala? Da vedere adesso in sala... No, qualcosa che ho visto a Venezia in realtà, ecco, va bene. Brawling Cell Block 99, che è un bel film di menare, come diciamo noi, dove menare, si picchia, certo. Molto. Sì, okay. Sì. Perché la nostra, molto. Diciamo, la nostra mission è quella di far sì che i film d'azione, i film dell'orrore vengano presi seriamente come il cinema cosiddetto d'autore, che poi però è una definizione un po' vecchia. Quindi avete una statua di Van Damme nella vostra redazione, diciamo. Esattamente, sì. Nella nostra redazione virtuale abbiamo una statua di Van Damme. Esatto. Un applauso ai 400 calci, che porta a casa il premio come miglior sito cinematografico. Grazie anche a Sonia. Grazie mille, Sonia, per averci... Comunque, detto il vincitore. Gianluca, hai notato una cosa? Che cosa? Io ho notato una cosa. Allora, è una a New York, è una a Tokyo. In giro. Noi siamo gli unici qui. Siamo, cioè, tutti noi in giro. Siamo qui, però. Oh, siamo al Teatro Manzoni. No, ma va bene, io sono contentissimo a dare questi premi, quindi non ci possiamo lamentare. Però, volevo solo dire che sono. Se c'è qualche tour operator partner che ci vuole mandare in giro. Questo, sì. Lo sapevo che volevi raccattare anche il viaggio alla fine. Vi taggo poi se vado, ve lo giuro. Una categoria molto seria questa, non come noi, è la miglior testata giornalistica. Miglior testata giornalistica online, ultimamente si legge di tutto, dalle fake news, ma quello che ci interessa a noi sono le notizie vere, e su questi siti vengono riportate le notizie. ANSA, Corriere della Sera, Dagospia, Fanpage, Il Fatto Quotidiano, Il Post, La Repubblica, Lettera 43, L'Inchiesta e Vice. Questi sono i siti che hanno ricevuto più voti in assoluto, sì. Ma ce n'è uno che sopra tutti, che tra l'altro è proprio, sempre sul pezzo questo. Che è sempre sul pezzo, infatti è il mio punto di riferimento ogni qualvolta io non sappia, tra l'altro, se una cosa è una bufala oppure è vero, vai vado lì, subito vai lì. Ta, e scopro se è vero o no, grazie a ANSA! ANSA, grazie di essere anche ANSA, ritira il premio Lorenzo Appianese e Francesca Catà, redattori di ansa.it. Salgono giustamente sul palco. Tra l'altro in questo momento è già fuori la notizia che hanno ricevuto il premio. Che hanno vinto, sono proprio, troppo sul pezzo. Sono proprio sul pezzo. Complimenti. Congratulazioni. No, complimenti. Complimenti, congratulazioni. Il segreto per essere veramente sempre sul pezzo? Allora, innanzitutto grazie a nome di tutta la redazione
ANSA.it, dietro ANSA.it c'è la squadra di tutti i giornalisti dell'ANSA che lavorano ogni giorno, 24 ore al giorno, e lo stile è il brand ANSA, e quello seguiamo, che rappresenta l'affidabilità. E quindi questo, i lettori insomma, con questo premio ci confermano questa cosa. C'è da dire che noi eravamo... Oggi siamo ad un premio dove si parla di internet online. Noi eravamo online prima dell'online stesso, no? Con il nostro flusso continuo di notizie H24 e vissute sempre in tempo reale. Tu prima hai parlato di fake news. In realtà oggi siamo bombardati da fake news, ma la nostra scelta è quella di proseguire sempre, appunto come diceva Francesca, sul discorso dell'affidabilità e quindi di andare avanti in questo senso, che è l'unico senso per dare la verità ai lettori, e dall'altra parte non ascoltare il canto delle sirene delle notizie a chiappa clic, e questo, anche questo significa rispettare i lettori in qualche modo. In ogni caso, insomma, volevo concludere dicendo con orgoglio che veniamo dall'ultimo mese, quello di agosto 2017, dove abbiamo raggiunto i 24 milioni di utenti unici, quindi siamo orgogliosi di questo, anche perché spingiamo ovviamente tanto sui social. È la terza volta che vinciamo questo premio, siamo orgogliosi di questo e questo ci fa capire che stiamo proseguendo per la strada giusta. Grazie. Grazie a voi. Grazie davvero e complimenti. Grazie per il vostro lavoro. Era la miglior testata giornalistica, vinto da ANSA. Adesso ci spostiamo su un altro social. Ti piace adesso ci social? Spostiamo, mi sembra un po', sai, quelle cose tipo del telegiornale. E adesso ci spostiamo sulla cronaca. È arrivata una notizia ANSA. Dobbiamo andare al miglior Twitter. Al miglior Twitter. Il cinguettio dei tanti candidati. Abbiamo Alberico Ice, Diego Bianchi, nonché Zoro, Frank Matano, Greta Menchi, Guglielmo Scilla, Leonardo De Carli, Ludovica Comello, Maggie dall'ospedale, Selvaggia Lucarelli e Sofia Viscardi. E ecco, è qui. Abbiamo un vincitore. Chi ha vinto? Parliamo di Twitter. Secondo voi chi ha vinto? Zoro, dicono Zoro. Volume non sento. Dillo tu. Non lo voglio, sono timidi. Ah, vabbè, ma che hanno paura di sbilanciarsi. Il vincitore di questa categoria è... Twitter è Selvaggia Lucarelli. Che non è qui con noi. Questa ma... tra l'altro è la classifica, supera addirittura Ludovica Comello, Selvaggia Lucarelli. Non è qui con noi Selvaggia Lucarelli, ma ci ha inviato un video di saluto e ringraziamento. In cui ci insulta, proprio. In cui ce ne dice di tutti i colori. Allora, grazie a Gianluca Neri, a Macchia Nera per il premio, sono molto, molto felice, come si dice sempre in questi casi, anzi si dice sono molto emozionata. Sono lusingata, ma io ho deciso di cedere questo premio a qualcuno che merita un po' di visibilità. Io sono tanti anni che sto sul web con successo, quindi insomma è ora che dia qualcosa di quello che ho ricevuto. Per cui vorrei valorizzare e mettere in luce due personaggi che secondo me meritano, ma di cui si parla troppo, troppo poco sul web, sui media, sui giornali. Quindi do il mio premio, lo regalo a Chiara Ferragni e a Fedez. Il saluto unico di Selvaggia Lucarelli, le faremo avere ovviamente il premio meritatissimo in questo caso su Twitter. Ci spostiamo velocissimo un altro premio importante, che è quello del miglior sito di satira. Satira, un premio a cui so ci si tiene sempre in modo molto particolare, e abbiamo, senti i rumori, io così lo capisco, sì, quando sì, il premio sì, lo capisci particolare. Subito perché si comincia a sentire questo Arsenale K, Casa Surace, Fabio Celenza, Feudalesimo e Libertà, Il Signor Distruggere, Coti Omkin, Lercio, Martina dell'Ombra, Spinoza e De Giacal. Ci sono davvero dei nomi importanti, tra l'altro io sono affezionata e legata a tanti, perché davvero... Tu che hai votato, puoi dire? No, non posso sbilanciarmi, perché comunque con gli anni poi uno comincia a seguirli e dopo poi dispiace, allo stesso tempo sei felice e dispiaciuto di toglierlo. Devi dire sì, perché sennò... Sono preoccupata di come adesso succederà qualcosa sul palco, perché ha vinto Lercio, quindi miglior di nuovo sito di satira. 12.400 persone sul palco. Teatro Manzoni è stato acquistato da ormai basta. Miglior sito di satira e Macchia Nera Internet Awards 2017. Ragazzi, mi sembra di avervi già visto, un déjà vu notevole. Ma di nuovo, tante care cose. Guarda, siamo così contenti di vedervi e di darvi anche questo premio, che se non sbaglio
Noi abbiamo, guarda, siamo così felici che vi lasciamo anche il palco per qualche minuto. Ce ne andiamo, minuto. Tanto siete talmente tanti. Io prendo qua questo. No, è che adesso noi stiamo ragionando anche di ampliare le rubriche. Dopo l'Ercio Food abbiamo deciso di provare con l'Ercio Makeup, che secondo me potrebbe avere un certo futuro. No, è una l'Ercio Mamma. No, volevo fare i complimenti all'ANSA, ma faccio presente che noi da qualche tempo portiamo in scuole e università la cosiddetta Lercio Magistralis, dove parliamo delle bufale e delle fake news, e c'è una tiratina d'orecchie anche per l'ANSA, che comunque merita di aver vinto questo premio. No, catfighting, no, dai. Grazie, no, comunque... Sì, volevamo far vedere che cosa, Vittorio? Niente? Facciamo vedere come si esulta quando si vince al nord. Così, con poco contenuto. Grazie a tutti, grazie. Ci aspettavamo uno spogliarello, cose strane. Il selfie di Lercio. Come? Facciamo, ok, ah, vabbè, ok, allora fate, sì, così, fate, allora, così, allora, fate così. Allora mi va bene. I ragazzi di Lercio fanno il loro selfie sul palco, ricordatevi l'hashtag, mi raccomando, è Mia17, metti che così non lo perdiamo. Grazie mille. Grazie. Miglior sito di satira Lercio, un grandissimo applauso. Adesso abbiamo invece una categoria che riguarda molto da vicino te. Sì, sì, questa in realtà è un po' più è particolare, perché è miglior radio o podcast online, sì, che è proprio una categoria che riguarda le radio sul web. E il vincitore è abbastanza clamoroso, ci sono tantissimi nomi, è clamoroso perché proprio recentemente questo vincitore ha deciso di lasciare tutto, lasciare il suo progetto seguitissimo, adesso ovviamente capirete pazzesco di chi stiamo parlando, per dedicarsi proprio alla radio, vuole fare un progetto di radio su Instagram. Stiamo parlando di Alza Bandiera e quindi di Fiorello, che è lui il vincitore di questa categoria. Che però non è qui stasera, perché è a Porte dei Marmi e quindi ci ha inviato un suo ringraziamento. Il ringraziamento di Fiorello, che ovviamente, dato che stiamo parlando di radio online, è audio. Ascoltiamolo. Dovrebbe esserci nel frattempo, appunto. Un attimino, esce. Amici di Macchine Nere World, quello che sentite è un audio radio, web radio, social web radio radio. Allora, grazie di questo premio. Come sempre sono contento di essere lì con voi, ma questa volta solo in voce, perché l'esperimento è proprio quello: fare la radio sul web in un mondo dominato dalle immagini. Stimoliamo la vostra fantasia. In questo momento voi che state sentendo la voce state accoppiando una faccia che la vostra fantasia sta realizzando da accoppiare alla voce che sentite. Avrei i capelli lunghi, avrei i capelli corti, avrà la barba corta, sarà brutto, faccia da cazzo, da stronzo, insomma è così. Fate lavorare la fantasia, basta con queste immagini, viva la radio anche su web, sui social, sì, la radio sul social. Guarda, potrebbe essere anche il titolo del mio nuovo programma della radio social, lo chiamerò Il Socialista. Bello, non male, mi è venuta adesso l'idea. Grande, ciao Gianluca, ciao amici di Macchia Nera Award, grazie. Fantastico. La voce di Rosario Fiorello, che è vero, ormai è notizia, lascia l'edicola Fiore, si dedica solamente alla radio, una delle sue più grandi passioni, e staremo a vedere anche questo esperimento. Bellissimo quello che ha detto, di stimolare la fantasia, perché ormai siamo comunque circondati da immagini, sono tanti click, ma soprattutto tante immagini. Si può fare, quindi... ce la farà? Beh, di solito Fiorello. Però... Beh, Fiorello è una garanzia. Non ne ha sbagliato uno, gli faremo avere anche questo premio, ha vinto anche l'anno scorso, Fiorello vince praticamente sempre. Un altro premio, restiamo... Adesso posso dirlo, adesso che questa dire, categoria questa è proprio... che è particolare. Particolarmente io vicina, amo questa perché categoria. Mi hai praticamente fatto uno sguardo prima. Bellissima, ma sempre radio, la radio appunto, è bella ovunque. È sempre radio. Qua si tratta di miglior radio e abbiamo delle nomination ovviamente importantissime. Leggile tutte, fino in fondo. Radio 105, Radio 2, Radio 24, perdonatemi, Radio Capital, Radio DJ, Radio Italia, Radio Popolare, RDS, RTL 102.5 e Virgin Radio. Ed è con grande piacere il vincitore di questa categoria, perché effettivamente i ragazzi online fanno un lavoro pazzesco, ed è Radio DJ. E tira il premio Diego Pastoni. Diego Pastoni sul palco di Macchia Nera Internet Awards a ritirare il premio miglior radio. Un premio riconosciuto. Grazie, dagli buonasera. Ascoltatori, purtroppo non sono potuto venire, ma ho fatto un video per ringraziarvi. No, sono qua. Grazie, questo è un premio stupendo che ritiro non per merito mio, ma di tutto il dipartimento web che sta crescendo sempre di più, sul quale
la direzione della DJ Invest anche come talent all'interno della, del dipartimento web, quindi, però io ho un discorso pronto, quindi lo farei comunque. Beh, ma direi volevo sì, ringraziare tutti no? quelli che hanno creduto in me, la mia famiglia e colei che, alla quale mi ispiro, da cui ho imparato tutto, Britney Spears. Grazie. Beh, voi di contributi sul web ne date parecchi, eh? Ogni giorno regalate tra dirette Facebook, sì. tra contributi video, audio, podcast. Sì, facciamo molte. Io nello specifico rappresento un gruppo che diciamo non contribuisce con la qualità alta, però insomma, come Pinocchio intendo, sì, sì, sì. però insomma cerchiamo, cioè, cerchiamo di metterci quello, insomma, tutto quello che abbiamo, purtroppo, delle volte. Grazie, molto, e anche grazie, molto bene. Un grandissimo applauso a Radio DJ. A loro, sì. Diego Passoni ritira il premio proprio come miglior radio anche quest'anno, perché effettivamente sono un sì. po' di anni che vince sempre sì. Radio DJ. E nel frattempo ci spostiamo su un altro, da un altro, quasi siamo proprio crossover, come si dice in questi casi, sì. miglior sito televisivo. E qui si parla di televisione che interagisce con il web. E miglior sito in realtà che parla di televisione. Sì. Abbiamo i premi. Allora abbiamo i candidati: Awards, Awards Today, Davide Maggio, Italian Subs, Netflix Lovers, Serial Freaks, Serial Minds, Seriangolo, Subs Factory, Subspedia, TV Blog. E il vincitore, chi è che non lo conosce? Chi è che non... È un eroe. È davvero un eroe. Quante volte vince il premio come miglior sito televisivo Italian Subs. Ritira il premio Mattia Mezzetti, fondatore di Italian Subs. Un eroe perché fanno davvero? I sottotitoli per tutte le serie TV, i film. È anche merito loro se capiamo che cosa dicono. Sì, sì, o anche colpa loro se non sappiamo l'inglese. Ah, no, vabbè, sono punti possiamo di scegliere, vista. Scherzo. Ovviamente, complimenti. Complimenti per questo, complimenti. Per questo premio. Avete le maglie a tema, quindi vedo che siete molto sì, sì. merchandising. Vogliamo anche questa, poi chiaramente io... Quanti siete a occuparvi di dei sottotitoli? Lo staff è composto da quasi 500 persone, aspetta. Però non si occupano solo dei sottotitoli, ma anche del nostro blog, di moderare il forum che è molto frequentato, di realizzare le immagini che poi usiamo sui vari social. Quindi c'è comunque grande lavoro dietro, anche perché quello che mi chiedo sempre, io dico che sbattimento fare tutti quei... Però voi li fate, sì. Li fate molto bene, avete vinto questo premio. È difficile anche organizzarsi 500 sì. e far collaborare 500 persone. È molto per difficile. Andare d'accordo. Da quanto tempo? Ormai sono quasi 12 anni. Direi che siete arrivati prima e molto bene. Grazie mille ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Italia Subs, miglior sito televisivo, perché in qualche modo comunque fanno parte di, certo. di questo mondo. Restiamo nel tema della TV. Sì. Infatti passiamo alla categoria del miglior canale TV broadcaster esatto. Rimaniamo sempre. Sì, ma poi c'è stato un upgrade, l'anno scorso era solo miglior canale TV, adesso siccome anche la televisione cambia proprio grazie a internet ci sono altri candidati, ma soprattutto abbiamo un vincitore, credo, amato da tantissime sì, che persone. Sì, veramente se ne è parlato tantissimo quest'anno. Chi quante è? Volte abbiamo rinunciato alla nostra vita sociale per Netflix! Netflix! Faremo avere il premio al signor Netflix, perché non è qui con noi no, stasera. Secondo me avere. È a casa, secondo me è a casa doveva, a guardare una serie TV. Era a casa e a guardare non una è potuto serie. Venire, insomma. Esatto. Il premio lo teniamo noi, no, glielo faremo avere, glielo faremo avere. Grazie lo stesso, ma non, lo mettiamo non lì, così poi l'anno prossimo quando verranno. Oppure lo possiamo dare a qualcuno di quelli che erano comunque in hold dall'anno scorso. Sì, questo non lo svelare, sono cose Oddio, nostre di riciclaggio dirlo. Interno. Sì, sì. Miglior trasmissione TV. Adesso andiamo ad un tema molto importante, miglior trasmissione TV che interagisce quindi con internet, tra social e molto altro. Vuoi dire tu i candidati? Sì. Abbiamo Amici, Caro Marziano, Che Tempo Fa, e poi c'è Cattelan, Facciamo Che Ero Io, Gazebo, Pechino Express, Super Quark, Ulisse, Il Piacere della Scoperta, X Factor. E abbiamo anche qua un vincitore, signori. È veramente un piacere, il vincitore della miglior trasmissione TV a questi Macchia Nera Internet Awards è Ulisse, Il Piacere della Scoperta! Ancora un premio che va a casa Angela,
notare la sfida interna. Ulisse, c'è un conflitto super di Quark, conflitto di interessi. Conflitto di interessi. Ormai comandano solo loro, non c'è nessun altro, sono i sex symbol, perché ormai l'hai dichiarato. Beh, Alberto chiaro, Angela, è risaputa questa è il sex cosa. Symbol del poi nuovo. Anche con l'ironia delle battute, cioè a questo punto niente. E abbiamo il telefono? No, non l'abbiamo il telefono, no, ma gli faremo avere no, tutto. Però proseguiamo invece con un premio che insomma... Che potrebbe avere, perché vedo che tra i candidati c'è ancora il suo nome, si tratta del personaggio dell'anno, un premio anche questo tra i più ambiti, tantissime le votazioni, ma soprattutto molto... disparati, senti il rumorio di sottofondo quando l'abbiamo questi premi. Sì. No, ma come? Ma non Alberto posso Angela, Bebe Vio, Chiara Ferragni, Enrico Mentana, Fabio Rovazzi, Favij, Fedez, Gianni Morandi, Lodovica Comello, Selvaggia Lucarelli, tutti personaggi super che quest'anno hanno veramente spaccato, chi più chi che meno. Che cosa? Cosa hanno, no, spaccato? Hanno spaccato? Gianluca, no, mi raccomando, che poi qui non ci danno, il gelato non ce lo danno, hanno fatto le magliette non ce ne mandano. Hanno fatto il botto. Hanno fatto il botto. E però ha fatto il botto soprattutto e quindi ha vinto il premio come personaggio dell'anno Alberto Angela. Ragazzi, che ci ha mandato un video. Vedi il video di Alberto Angela, donne state tranquille, state mi raccomando, state sulla mi vostra sedia, state calme perché perché lui io divulga forte. Devo dire che ho dato una sbirciatina prima in regia, non dovevo dirlo, però prego. Drone. Col drone, addirittura. Certo, il drone che è tutta roba di livello. Ecco, noi siamo qui ha lavorando, vedete, questa è una... Fantastico. È un momento da dietro le quinte, come a volte potete vedere. Io vi ringrazio molto per questo premio. Naturalmente lo vedete, siamo impegnati in riprese, non mi è stato possibile venire lì a ritirare personalmente il premio, ma vi assicuro vi ringrazio di cuore. È un premio che tra l'altro sottolinea praticamente l'unione tra vari modi di dialogare, vari linguaggi, può essere il web, può essere la televisione, ma quello che unisce questi generi in fondo diversi è la stessa cosa, cioè la voglia di scoprire la conoscenza. E devo dire che questo premio è in realtà, io lo dedico a tutti quelli che stanno dietro la telecamera, che voi avete visto adesso, grazie a loro che arrivano a casa vostra e anche sui vostri schermi, diciamo tutte le bellezze del nostro paese, le curiosità della scienza, della storia. Ma poi secondo me è anche un premio per voi. Perché guardando i nostri programmi, se siete in tanti, siete voi da premiare, perché voi siete persone che amano la conoscenza, avete sete, voglia di sapere, una mente aperta, una mente pronta ad accogliere nuove conoscenze, e la conoscenza è l'unico mezzo che ci consentirà sempre di passare attraverso i secoli e di trovare nuove soluzioni. Grazie veramente. Signore Alberto Angela, ho notato veramente dei batticuore forti, ma ti fa anche a te questo effetto? Non posso dirlo in questa sede. No, beh, sede. Ma puoi dirlo, cioè, no, cioè non ha posso. Questo... Però sì. Posso dire che la prossima categoria invece... La mi... vince il drone di Alberto Angela, secondo la me. La prossima categoria sì che mi fa battere un po' il cuore, perché come sapete, non dovrei dirlo, però io qui vedo già il Amici? Vincitore. Ah, no, sì, io sì. So, insomma, lo Hai vedo ragione. E quindi sono un po' emozionata, ma... Miglior pagina Facebook, abbiamo... Un po' di pagine ovviamente molto seguite, adotta un analfabeta funzionale, calciatori brutti, casa Surace, commenti memorabili, feudalesimo e libertà, il signor distruggere, le più belle frasi di Oshotes, Masazza, De Giacale, tua madre e leggenda. Tutte pagine super cliccate, ma ce n'è una che vince. Che vince, devo dire che sono veramente contenta e sono anche contenta perché sono qui. E chi sono quindi? Stai guardando, ho detto adesso mi dice che non ci sono e ci rimango mai. Sono, li vedo. Vince il premio Casa Surace! Eccoli! Vincitori della miglior pagina Facebook e macchinera internet Award 2017, beh, non è solo una pagina Facebook, la loro, fanno dei video ovviamente di una alta qualità. Però sono finiti nella categoria pagina Facebook perché il pubblico li ha votati così. Sono andati tutti dalla ragazza, dall'altra ragazza. Però, grazie. Ciao, ringraziamo tutti per questo premio, soprattutto chi ci ha votato, quindi le nostre famiglie. Roba. Quindi ringraziamo Gia Concetta, Gia Titina, Luca, Gennaro, Francesco, Antonio. Nonna Antonietta, te la sei dimenticata, nonna Antonietta. No, non mi posso dimenticare di donna Antonietta. Quando parli di donna Antonietta mi commuovo sempre. Grazie veramente per questo premio, quindi grazie alle nostre famiglie, a tutti i fan che ci hanno votato, quindi i nostri parenti.
Ringraziamo Lercio che ci ha fatto morire qualche giorno fa in un articolo, insomma. Cioè, è vero. Siamo ancora qui, siamo ancora vivi, vi vogliamo bene. Abbiamo capito anche la battuta prima sul palco, ti vogliamo bene, sei un grande. Ragazzi, noi in teoria dovremmo lasciarvi il palco, dovremmo... me la sentite? O se no avete un video, cioè scegliete voi. Sì, no, ma infatti noi, diciamo, noi nella, abbiamo un video da mandare perché in effetti noi nella vita vogliamo essere Giulia Penna. Dov'è? Quindi che cade il 25 dicembre San Giulia Penna, giusto? Cavare o no? Se non mi sbaglio. E quindi non c'è modo migliore per mandare questo video... con questa augurio. Beh, no, ho visto che se n'è andata Giulia Penna, giustamente. Se n'è andata da no, quando... se ne chiuda subito, si è pigliato premio e se ne chiuda. Neanche il premio, ha cantato. E quindi, no vabbè, vi mando i saluti di nonna, perché ha detto che non ce la faceva stare sveglia fino a quest'ora, voi ci avete messo mo a quest'ora, all'ultimo. E quindi, però, vi saluta tutti e chiede, avete mangiato? Ecco. No, neanche, perché, giustamente, però, comunque, siete invitati. E mandiamo... questo, un video. Questo è RVM, giusto? Ah, RVM. Ma quanto siamo belli! Quando metti il parmigiano sulle vongole di mare, mi fa un po' male, mi fa un po' male. Questo fatto che esci l'acqua col caffè la fai pagare, mi fa un po' male, mi fa un po' male però. Ma questi nordici di oggi no. Se sei vegano mi fa un po' male. Hey. Oh no. Oh yeah. Resta zitto. Chi te lo fa fare intanto resta zitto. So già che si crede che accetto l'invito. Cerimonia semplice con qualche amico. Resta zitto. Mille sei invitati solo dal marito. Hanno preso il ristorante a Puerto Rico. Tengo la cravatta ma non ho il vestito. Busta in coppia e sandalo, già siamo secchi al tavolo, apre il buffet nell'angolo, solo di antipasti ce ne sono una pranzata. Sposo piange perché già gli manco un po' la panna. Per primi tre secondi che un giorno per risare, pepper, peperoni, cozzatone, sotto sale, mangia senza pressa che la se puoi riposare, alle sette crescono e frutti di mare. Passito, passito, qui non è finito, semi che peccato, mangia la famiglia da stare per paura. Sole 10 e mezza, portami la casa, rifammi sulla spesa. Senti il burna sotto i sole. C'è un caldo che si muore, questo viaggio non si dorme, c'è più folla che alle poste, il vicino che si muove, non ricordo lo spessore, cammino nella testa che piange da due ore, con i nervi già le stelle, il resto non ci serve, veramente facciamo il presente. Voglio viaggiare con te, soltanto con te, si parte alle 5 e si arriva alle 3, picare in spalla e toccarci perché si è rotto anche il motore. Io ti vedo tiso, mangi la metà, me lo dice mamma, ma pure papà, stai sciupato, prendine un assaggio, e ti mangi 7 kg di formaggio. Parlo di gruppo, ferma su un momento, partiamo in 10 e poi ne siamo 100, ti sei fatta sei grigliate, prendete una bilancia di pesate, estate. Ma quali diete, ti rassegnate, non vi bandite, pesate. Mi manchi nella mossa, tutta io. Ci manchi nella lista, tutta io. Tra le cose che non ho, che raggiù salirò. Io. Un altro addio, ti metto in borsa io, così ripasso un po', ti scordo sul comò, studio domani, Gemini.
e poi si fa domenica. Un giorno in più, pensando che eri tu, l'esame da studiare, non lo ricordo più. Studiamo gli analoghi, come si fa a sorrere. Un giorno a settembre, mi ricorderò di averti scordato dentro a un cestino. Ancora quella che fa. Succede tutto per una ragione. E la ragione magari è il ragù. Casa Surace è il vincitore della miglior pagina Facebook e anche di più, direi, anche di più. Molto di più. Il premio l'avete preso, la foto l'avete fatta. Ragazzi, la foto tutti insieme, Facciamo la foto col premio. Non sapevo il pacco da giù. Niente, esatto. Sarebbe stato meglio un pacco. Eccola lì. Tac. Fatta, bellissimo. Complimenti. Ci siamo, ragazzi. Selfie, cosa fai? Anche il selfie con Casa Surace non te lo fai. Le facciamo tutte, Non avete il bastone? No. Niente, non avete il bastone. Hai ragione. Prova cinesi. Ci siamo, passate le mani, facciamo vedere che siamo ancora vivi, anche se sono le 11:20. Fai vedere il premio. Il premio. Dite tutti Casa Surace. No, dite tutti. Carbonara. Ok. Vai. Uno, carbonara. Due, tre. Carbonara. Voilà. Perfetto, grazie Casa Surace. Andiamo velocissimi al prossimo premio, siamo quasi addirittura d'arrivo. In questo caso è il miglior articolo o post. Ce ne sono un po'. Abbiamo da leggere. Parti col primo? A proposito di cyberbullismo, Federico Taddia. Poi avete rotto il di Chiara Centemori, poi Blue Whale, parla Matteo Viviani delle Iene, sì, i video russi sono falsi, ma il pericolo c'è. Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano. Foto che mentono sempre di Selvaggia Lucarelli. Il fanatico mondo delle mamme e il signor distruggere. Il Livore contro chi manifesta, Enrico Mentana. La verità sul video, la verità sui migranti, Leonardo Bianchi per Vice. Non ditemi che le parole non contano, Francesco Costa per il post. Ogni volta che guardo un servizio di report, Charlotte Matteini. Willy Wonka, le Iene e la fabbrica delle fake news di Francesco Francio Mazza per gli Stati Generali. Il vincitore di questa... Secondo voi il vincitore molta chi è? Di questa categoria. Chi è? Il signor distruggere! Ritira il premio Vincenzo Maisto. L'abbiamo citato prima quando parlavamo di mamme, perché effettivamente di questo parla Vincenzo, appunto il signor distruggere che ritira il premio. Grazie. Signor distruggere, hai battuto e hai superato diversi nomi anche molto importanti, complimenti, congratulazioni. Desidero la pace nel mondo. Ecco, mi sembra sempre. Beh, mi sembra già un ottimo inizio. Come per le Miss. Ti chiami il signor distruggere e poi desideri la pace nel mondo. Votatemi al numero 27. Ma ti hanno già votato. Ma la signora dei viaggi, non c'è. Io racconto tutto. Ma sono tra l'altro. Interdetto solo in Vaticano perché sono arrivato a un metro dal Papa vestito da prete. Però veramente? Tratto da una storia vera? C'è la foto su Instagram. Ok, perfetto. Ma a proposito di tratto da una storia vera, noi vogliamo chiedere, cioè, dici la verità. Perché sono lui vera. È proprio allora, ci io... tiene, era dietro le quinte, cioè, io glielo voglio chiedere. Per chi non conoscesse, ti abbiamo citato poco prima, sì. che cosa fai tu con i tuoi articoli? Che su Facebook c'è una rete di infiltrati e infiltrate, sì, in tutti i gruppi legati all'estremismo materno. Quindi sì. Mi si dice di tutto. Ok. Mi dicono anche... tutte le loro ricette disgustose a base di latte materno. Mamma mia.
placenta, cordone ombelicale. Bene, dai, comunque possiamo dirlo, sono le 11 passate. Ma sono vere le pancine? Non sono dei fake, sono quindi. Fake? Sono, purtroppo, cioè, speriamo che siano fake, per un concetto di umana dignità. Però il problema non sono i post, se sono originali o meno, sono i commenti sotto ai post, vero, che sono veri. Quelli danno sempre grandi soddisfazioni, ce ne sono alcuni molto divertenti, che leggeremo tutti sulla tua pagina, sul tuo profilo. E sul blog. E sul blog, il signor distrugge. Così l'anno prossimo vinci tutte le categorie. Tutte le categorie. Hashtag tutte le categorie. Vincenzo Maisto e il signor distrugge, ancora complimenti. Un saluto a tutte le pancine. Hai un sacco di fan. Grazie a tutte le pancine d'amore. Vado alla Valletta, che ha una valletta per la Valletta. Chiediamogli anche il nome, giustamente, stanno facendo i chilometri. Come vi chiamate? Federica. Eleonora. Eleonora, applauso a Federica e Eleonora. Federica e Eleonora, grazie. Hanno il contapassi, hanno già fatto 10 chilometri stasera. Possono andare con Piero Angelo a fare... Sì, a fare 100 metri. Miglior e noi community. Intanto ingrassiamo. Quindi. Miglior community abbiamo, andiamo veloci, al femminile, feudalesimo, libertà, fotografie segnanti, Giallo Zafferano, Italian Subs, Le Blog Galline, Lega Nerd, Multiplayer.it, Netflix Lovers e il signor Ponza. Ragazzi, e vince il premio, la miglior community è feudalesimo e libertà. Feudalesimo, ritira il premio Alessandro Mereo. Feudalesimo e libertà, una community pazzesca che parla una lingua propria. I ragazzi di Lercio sono in piedi addirittura per questa assegnazione. Allora, ci parlerà, ciao, immagino, no, non lo so. Sì, buonasera a tutti. Io ho la tessera di Feudalesimo e Libertà, nonostante non faccia parte del nucleo originario. Io sono Don Alemanno, l'autore delle pillole di Ginus, chiunque, non so se voi bazzicate su Facebook. Però oggi sono qui nel ruolo di Papa Alemanno I, perché Feudalesimo e Libertà ha deciso di attuare lo scisma dalla Chiesa di Roma, e quindi io oggi sono qui, ma in giusto, veste di Papa. Giusto, giusto, sì. Ma ci sta, mi sembra anche umile come inizio. Vi salutano tutti, diciamo il gruppo originario, ma dicono che non possono essere qui, primo perché si è bucato, si è forato il destriero, certo, innanzitutto, certo. E poi perché stanno preparando il testo di legge, la nuova legge contro la propaganda democratica, dove verranno tagliate le braccia a chiunque faccia il gesto di votare. Ok, bene. Quindi mi sembra un valido motivo per non essere, grazie, qui questa sera. E niente accendini. Niente, niente, niente. Grazie mille, grazie a tutti, a quanti, alla Alessandro, pugna. Alessandro Mereo. Grazie a te. Miglior community, ciao. Feudalesimo e libertà. Grazie mille. Effettivamente c'era molto feudalesimo e libertà. Beh, tantissimo. L'unico, tantissimo, ad avermi baciato, ma no, non è vero, ce n'è stato anche un altro. Un altro premio importante. Questo è tra i più importanti, Sistiana. Scusami, mi ero distratta. Il bacio a mano fa sempre il suo... Beh, ma d'altronde è un uomo d'altri tempi, come, appunto, avrei ben notato. Personaggio rivelazione. Allora, questo è molto importante. Rivelazione si intende, ovviamente, non un debuttante, ma chi comunque magari è stato scoperto quest'anno. Che diciamo quest'anno ha fatto, quest'anno ha fatto il botto. È venuto fuori, diciamo. Sì. Abbiamo delle nomination importanti, Fatto in casa da Benedetta, Giorgia Gabriele, Voglia di dolce, Il signor distruggere, Matteo Flora, Nicolò Ballini, Roberto Burioni, Surreal Power, Valentina Ferragni, Vittorio Viarengo. Questi sono i nomi, tutti i nomi importanti. Il vincitore è Roberto Burioni. Ritira il premio il professor Roberto Burioni. Prof. Professor Roberto Burioni, forse starà litigando con qualcuno per i vaccini probabilmente in questo momento. È andato, non c'è, glielo faremo avere, glielo porti tu? Va bene. Roberto Burioni, rivelazione, quindi ma giusto appunto bagno, del prof, no, non lo so, lo aspettiamo. Beh, aspettiamo qua 10 minuti, dai, così vediamo se arriva. No, glielo faremo avere. Vabbè, caso, certamente sono già facciamo così. Non ti rimboscare, no, questi premi. No. Ragazzi, personaggio rivelazione. Era il premio importantissimo, se non sbaglio, era l'ultimo premio, quindi speravamo in coriandolo di cose, ma non c'è, e Roberto Burioni non c'è. Ma glielo faremo avere. Nel frattempo, sai chi c'è? Sono finiti i premi, noi ragazzi. Noi lo diciamo, sappiate. Non ce ne sono finiti. Più, era il l'ultimissimo più. Premio, ne manca uno in realtà, ne manca uno, manca facciamo uno. Un po' di suspense, ne manca uno, ma per l'ultimo premio chiamiamo sul palco il caro Gianluca Neri. Gianluca Neri, il più salutato nei video d'Italia. Eccoti.
Siamo quasi alla fine, Gianluca, ce l'abbiamo quasi. Avevamo detto 11:15, sono 11:20. Avete notato che l'anno scorso con Mentana, che si stava per suicidare in prima fila, ci sentivamo un po' responsabili. No, facciamo i ringraziamenti perché poi sappiamo che con l'ultimo premio c'è il casino e anche voi volete andare. Io non leggerò tutti i nomi che vengono scritti là dietro, non vi preoccupate, ma qualcuno lo devo leggere. Innanzitutto Gigi Mazzeschi, che invito sul palco, che è stato... A me chiamano il patron, ma non è vero, il grosso del lavoro l'ha fatto lui ed è tutto immeritato le cose che dicono di me, mentre è stato Gigi che ha veramente messo in piedi questa serata per davvero. No, grazie, sono contentissimo, mi è sembrata una serata bella, bella per i premiati e spero anche divertente, insomma. Grazie, all'anno prossimo. Abbiamo un altro po' di persone, ma poche. Alessandra Spada, che è la direttrice di... Ultimo, un premio molto importante che verrà consegnato giustamente dagli organizzatori e fondatori di questa bellissima manifestazione. I premi, anzi i candidati sono Corriere della Sera, Fanpage, Giallo Zafferano, Gli Stati Generali, Il Fatto Quotidiano, Il Post, La Repubblica, Lercio, Salvatore Aranzulla e The Blonde Salad. E il vincitore della categoria Miglior Sito dei Macchianera Internet Awards 2017 è... Lercio! I ragazzi di Lercio ci hanno portato via tutti i premi. Sono bravi questi ragazzi, sono bravissimi. Un abbraccio collettivo quello dei ragazzi di Lercio che anche quest'anno portano il premio a casa. Complimenti ragazzi, complimenti. Di nuovo complimenti, di nuovo complimentoni. Un microfono, è lì? Sì, microfono, ce l'ho qua. Io volevo solo essere, come dire, sono lusingato dal fatto che ho dimenticato il mio baciamano. Quindi... Eri tu, no, però lo sapevo che veniva da lì, non c'era. Ma potete recuperare. Allora, noi volevamo approfittare per salutare il pubblico, che magari qualcuno non sa cosa facciamo. E mettiamo in scena un mini TG per okay. Congedarci. Ok. Ah, un TG Lercio. Un TG Lercio. Ci siamo, ragazzi? Ci siamo. Ok. Vai. Ah, sono io il sei. Pa 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 pa. Allora, posso continuare, no? Buonasera, benvenuti a questa edizione straordinaria del TG Lercio in diretta dal Teatro Manzoni. Per fortuna questo è l'ultimo appuntamento di questa sera. Ma andiamo subito con le notizie di attualità. Il maestro Muti fa suonare il telefono per ritrovarlo. 10 minuti di applausi. Papa Francesco assolve i fan di Gigi D'Alessio. La Chicco lancia sul mercato la propria linea di preservativi bucati. Funzionano. Non riesco più a scorreggiare. Finita la carriera di Massimo Boldi. Esce dal tunnel della droga dal lato sbagliato e si ritrova tronista Uomini e Donne. Psicologo confessa, lascio in sala d'attesa chi e di più per aggravare i disturbi dei pazienti. La NASA progetta razzo in grado di coprire la distanza tra pomeriggio 5 e la dignità. Le danno un dito e si prende tutto il braccio, ragazza supera il casting per un film porno.
India, boom di ascolti per il nuovo programma TV 6 anni e incinta. E con questa abbiamo chiuso. No, ancora! Ho chiuso. Libro per chi volesse continuare la lettura. C'è macchetta. Lo spot, mi c'è anche un incontro con un food blogger, anche qui, sì, esatto. Sì, se volete leggere. Legge qualcosa su Berlusconi? Berlusconi è morto. Gli fanno male le guance comunque, fuori di ridere. Prego, prego, ti ringrazio. Ringraziamo tutta l'organizzazione di Macchia Nera. Vai. Abbiamo ringraziato mai i lettori che ci hanno sostenuto anche quando Facebook ci ha oscurato per 2 giorni. Ma vi hanno liberato perché c'è stata ci questa... Ci hanno liberato. Un lettore in particolare che è qui presente, anche un Luca Bernardini, che ci ha regalato, abbiamo regalato una delle frasi che è in quarta di copertina del libro. Nella letta del libro. E poi volete parlare di Berlusconi? È morto? O saluto? No. Leggiamo la frase... Ringraziamo Aranzulla perché il quarto anno che utilizziamo il suo tutorial come taroccare le classifiche dei Macchia Nera Awards e vincere ogni volta. L'ha usato anche lui stasera. Secondo il professor Bernardini, che ringraziamo, l'ercio e la cartina di tornasole inutilmente sognata da Darwin. I commenti alle sue notizie permettono di riconoscere con grande facilità gli Homo sapiens dagli anelli di congiunzione. Ed è vero. Ringraziamo il professore. Una grande verità. Vi ricordiamo che in questo teatro da ottobre partirà lo spettacolo di Pintus, quindi questo teatro Manzoni vivrà serate anche peggiori di questa. Buonasera. Grazie a tutti, grazie. Grazie, complimenti. Grazie, grazie davvero ai ragazzi di Lercio che hanno vinto, quindi abbiamo finito qui, se non sbaglio. Non ve ne andate perché così salutiamo. Sulla scaletta c'era Gianluca e Sistiana, salutano e danno appuntamento. C'era proprio scritto, Gianluca e Sistiana esatto. Se ne vanno fuori dai... Io ringrazio Sistiana per questa bella serata che abbiamo passato insieme, un applauso. La riga arancione, siamo dietro. Che sennò poi ci dicono che non abbiamo... Siamo rimasti nei tempi. Più Sistiana. O meno, a Sanremo non riescono, No, saremo lì dalle 2, alle 3. Sistiana Lombardi, un applauso. Grazie a tutti. Spero che abbiate passato una serata piacevole. Ringrazio Gianluca Gazzoli, che come sempre è prezioso. Grazie a tutti, speriamo di vederci l'anno prossimo. Assolutamente buon sì. Buon internet a tutti. Buon internet, brava, mi piace. Te l'ho rubata, la volevi dire tu. Volevo dire buongiornissimo caffè, però è andata così, va bene. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Buonanotte. A tutti. E grazie per questa serata, Macchia Nera Internet Awards 2017. Siamo da posto.